Ok, possiamo cominciare. Buonasera a tutti, benvenuti. Questo, vabbè, lo sapete già, è il centro di aggregazione giovanile gestito dalla Consulta Giovanile di Sesto. La serata di oggi è dedicata all'informazione, alla scienza e alla condivisione e a tutte le conseguenze che ciò può avere sulla nostra società e sulla vita delle persone. Partiamo dal principio. Io vi racconterò adesso la mia esperienza personale su come si è arrivato a qui ad oggi sano di mente. Sì, lo dico io, però se no starei saltando fuori pazzo. Allora, mi chiamo Antonio, sono un artigiano, vivo e lavoro qui a Sesto, ho 25 anni e gestisco un'attività. Qui a Sesto non c'è una condizione giovanile, diciamo, attraente, perché sono pochi gli stimoli a far sì che le persone creino e ci sono molti disagi che impediscono appunto a un giovane di realizzarsi. Per me, fino a qualche anno fa, era così. Sentivo proprio il disagio e il peso che questo sistema economico ha sulle persone, creando di fatto disuguaglianza e non ti permette di esprimerti proprio. La lamentela era gli unici miei discorsi, chi mi conosce può testimoniare. E quindi sentivo proprio questa sorta di egoismo diffuso, sistemico negli altri e non riuscivo a creare dei rapporti di fiducia e non stavo tanto bene. Il chiodo fisso erano i soldi. I soldi, diciamo che da quando capisci che servono per tutto, diventano il chiodo fisso di chiunque. Le persone oggi vivono per consumare, per cercare di accumulare più soldi possibili, più risorse possibili, fregandosene di fatto che questo sia dannoso per gli altri e per l'ambiente che ci ospita. Quindi possiamo dire che i soldi guidavano la mia vita, le mie relazioni, le mie scelte professionali. Non pensavo ad altro ed ero molto depresso. Un giorno mio fratellino piccolo mi disse guarda, ci sono questi qua di Zeitgeist, cercano di spiegare l'economia, la società, la tecnologia utilizzando il metodo scientifico. Allora, sapendo, diciamo, vedendo con i miei occhi l'efficacia che questo metodo ha avuto nelle nostre vite, incuriosito cominciai a documentarmi e quello fu l'inizio. Arrivarono le notizie, le informazioni, i documentari, i 1000 libri, cominciai a dubitare di tutto. Se avevo una certezza era messa in dubbio, finché non arrivai alla consapevolezza che la conoscenza, quella vera, non è tale se non è considerata in continuo divenire, in evoluzione. Se noi non vediamo la conoscenza in questo modo, stiamo dogmatizzando quello che sappiamo e smettiamo di crescere da un certo punto di vista. Quindi mi sono trovato ad un punto che avevo un tot di informazioni e di conoscenze e volevo condividere con gli altri perché notavo che le persone di fatto ignoravano cose fondamentali sul nostro stato di conoscenze tecnologiche, sulla nostra società, che non potevano essere ignorate, cioè tu non puoi ignorare come individuo come funziona il mondo in cui vivi, cosa c'è dietro i soldi che usiamo per vivere, cosa c'è dietro quello che mangi, trasporti e via dicendo, tutta la nostra società. Quindi cosa ho fatto? Ho iniziato a rimboccarmi le maniche e a parlarne con chiunque. E purtroppo il risultato non è stato dei più attesi perché molte volte trovavo proprio il rifiuto delle persone ad accettare idee che andassero contro quello che era il loro, come posso dire, il loro patrimonio culturale. Cioè nessuno che riusciva davvero a mettere in discussione un dogma come può essere quello monetario. Cioè se tu vai a parlare con qualunque persona e dici sì, sarebbe bello vivere in un mondo senza soldi, ti guardano in faccia, ridono e ti danno dell'utopico, dell'efficiente e così via. E quindi tutto questo non è stato per niente piacevole, anche perché poi vedi l'altro lato.
tutti che smaniano per il cellulare ultimo modello da 800 euro, che è una tecnologia utilissima, senza dubbio. Però quando tu vivi per queste cose, a parer mio, stai sprecando quella che è la caratteristica saliente dell'essere umano, cioè la creatività. Vederlo ridotto a un consumatore irrazionale è una vergogna dal mio punto di vista. E quindi ero un po' giù per questo, però non ho mai smesso di confidare, diciamo, nelle capacità del metodo scientifico e mi sono informato su molte tecnologie davvero rivoluzionarie, come ad esempio i robot che in questo momento stanno esplorando Marte per noi. Noi non potremo farlo, abbiamo laboratori automatici su Marte, oppure informazioni come il riconoscimento della genetica dell'uguaglianza del genere umano. Dopo la mappatura del DNA è ormai scientificamente dimostrato che gli uomini sono tutti uguali, non c'era bisogno per molti, però abbiamo questa prova in più. E poi anche per me è stato molto importante rendersi conto che noi esseri viventi facciamo parte di un organismo più grande, che è la Terra, all'interno dell'universo, ed è un sistema virtuoso che chiamiamo vita. Ecco, per me capire il collegamento che c'è tra le varie specie, con il pianeta, tra le piante, gli animali, gli elementi chimici che entrano nel gioco della vita, è stato, cioè, mi ha aperto la strada a una spiritualità che prima non avevo. Ed è stato molto importante, devo soprattutto al movimento Zeitgeist, che ho usato come una miniera di informazione. All'interno del loro forum ci sono decine di documenti, di file, di video che di fatto arricchiscono la tua conoscenza su quelle che sono le conoscenze attuali del genere umano. E quindi, niente, per farla breve, ero molto triste per il fatto che non riuscivo a trovare persone con cui iniziare ad agire insieme e a fare con degli obiettivi comuni allo scopo di emancipare l'uomo dall'ignoranza che lo attanaglia. Fino all'estate scorsa, quando, parlando con amici di queste tematiche, nacque proprio l'esigenza di fare qualche cosa, cioè di cambiare le persone, di smuovere gli animi e farlo direttamente sulla base, cioè agendo direttamente sulle persone che ci vivono intorno, che condividono questo paese con noi. Quindi fondammo un collettivo chiamato, che chiamiamo, vabbè, Gioventù Sestese, e fu l'inizio del nostro viaggio, che ci portò a istituirci come consulta giovanile. Quindi, una volta che abbiamo preso mano a questo strumento, che riteniamo molto efficace, abbiamo iniziato a crescere come persone, come gruppo, e da quattro gatti che eravamo siamo riusciti ad avere molte adesioni. E abbiamo creato un gruppo coeso, gestiamo questo centro sociale che tra l'altro è aperto a tutti. E abbiamo molte attività attive, tra cui laboratori di orti sinergici, di lingue, di teatro, tutto quello che ci viene in mente che possa aumentare la cultura delle persone, cerchiamo di proporvelo. E piano piano in questi mesi i risultati si vedono. Quindi, prima di tutto vorrei invitare tutti voi presenti a seguirci, a sostenerci, ad aiutarci, anche solo a partecipare alle attività. Ci fa piacere che partecipiate, vogliamo che partecipiate, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutto. Vi possiamo dire che entrando nel nostro gruppo troverete un gruppo che non guarderà il colore della pelle, la faccia, la religione. Mettiamo al centro te come persona perché valorizziamo quello che tu puoi darci come persona a livello di informazioni da condividere. Facciamo sì che le tue informazioni divengano nostre, che le nostre diventino vostre. Così costruiamo un gruppo che ha molte più competenze di quello che può avere magari il singolo da solo, che può essere bravissimo, però non potrà sapere tutto quello che un gruppo di 10 persone può fare. Il metodo funziona,
e vorremmo alla fine che molte più persone iniziassero a seguirci, cioè io dico siamo quattro ragazzi senza soldi che hanno fatto, che facciamo tutte queste attività, immaginate cosa possiamo fare se ci uniamo tutti con l'obiettivo comune di liberarci. Per concludere vorrei ringraziare appunto tutti i ragazzi della consulta o comunque tutti quelli che collaborano al nostro collettivo e devo a voi se sono qui ora in questo momento, avete fatto molto per me, sono cresciuto molto come persona in questi pochi mesi e niente, è un progetto che portiamo avanti tutti i giorni con sacrificio, senza dubbio, impegno. E condividiamo tutto, dai beni alle conoscenze, ai successi, ci sono stati, fallimenti per ora niente. E miglioriamo, questo è vero, miglioriamo sempre, soprattutto miglioriamo noi stessi. Io mi sento molto più libero come individuo dopo questa esperienza che sto facendo. E il presupposto fondamentale è non cambiamo il mondo se prima non cambiamo noi stessi. Cioè la rivoluzione che vogliamo per cambiare la società deve partire da noi stessi, se no non facciamo niente. Se pretendiamo che siano gli altri a fare per noi, rimarremo sempre a casa a lamentarci di tutto e non andremo da nessuna parte. Se invece ci rimbocchiamo le maniche tutti insieme, ognuno il suo, ognuno con i suoi limiti e le sue potenzialità, allora qualcosa la possiamo fare. Grazie. Di continuare Daniela, perché se volete aggiungere qualcosa, se no me ne dimentico, volevo chiederti se più che tu mi hai parlato, ti do un feedback, più che di spiritualità, forse secondo me intendevi, a mio parere, conoscendoti e come abbiamo parlato, forse consapevolezza che comunque è ancora più forte come Ti spiego, significato. cioè, quando sei educato a vivere in questo sistema e perdi, diciamo, il contatto con l'ambiente naturale che ti ha generato, ovvero tu non ti senti parte di un insieme sinergico di vita che si autosostiene, si autoalimenta, no, sei un uomo educato a sfruttare l'ambiente e a cavarne fuori tutto quello che ti serve per soddisfare i tuoi bisogni egoistici. E quindi diciamo che ti perdi proprio tipo la sensazione che provi quando in una giornata di sole guardi, rivolgi lo sguardo occhi chiusi verso il sole, ok? La sensazione, l'emozione che provi in quel momento è una cosa che perdi se non hai una determinata consapevolezza. E quella la chiamo spiritualità, cioè di sentirsi parte di una sinergia universale che viviamo tutti i giorni, che abbiamo perso in questo sistema consumistico e che magari però in altri tipi di società umane, come quelle tribali, è molto più vivo, è molto più sentito. Quindi una sorta di mancanza di capacità di cambiare le cose in prima persona, quella diciamo il paradigma precedente, questo No, è proprio il sentirti parte di un tutto, capito? Non sei più tu un individuo separato dal tutto, ma sono diventato, diciamo, una cellula del sistema Terra, capito? più attiva di prima, quantomeno. Sì, da questo punto di vista sì. Grazie. Prego, figurati. Va bene, a tutti, io sono Daniele Pottiche, sono coordinatore del gruppo di tecnologia del movimento Zeitgeist. Sono qui per presentarvi due cose. Prima di tutto il nostro movimento, come ci siamo evoluti, come siamo arrivati a conoscere questi ragazzi, come siamo arrivati un po' in tutta Italia e in tutto il mondo, direi. E poi volevo presentarvi un gioiello dell'open source che abbiamo oggi. Quindi, iniziando con il movimento Zeitgeist. Allora, che cos'è il movimento Zeitgeist? Allora, il movimento Zeitgeist è nato come un movimento sociale, è apartittico e aconfessionale. È nato grazie a due film, ai due film realizzati da Peter Joseph, Zeitgeist Addendum e Moving Forward. Proprio dopo Zeitgeist Addendum è nato il movimento. Oggi il movimento conta più di 620.000 iscritti, infatti c'erano circa 800.000, questo è un dato vecchio, ed è nato nel 2008.
Allora, i film creati da Peter Joseph prendono ispirazione dall'industrial designer e architetto sociale Jack Fresco. Jack Fresco ha dedicato tutta la sua vita al miglioramento della società moderna. Lui ha creato nuove strutture di città, nuove strutture di ponti, per arrivare a qualsiasi cosa, una casa totalmente autosostenibile, che so, con le vernici fotovoltaiche all'esterno, che sfrutti il vento per generare energia, che non sprechi le risorse. Che sono i bagni di queste case, possiamo trovare sistemi integrati dell'acqua di riciclo del lavandino, va poi a riempire la vasca del water e così via. Sono molto interessanti, infatti se cercate Jack Fresco su YouTube trovate dei documentari della sua vita dove fa vedere da dove ha iniziato con i primi prototipi di cinema 3D, miglioramenti delle lampadine neotradizionali, che stavo valizzandole per aumentare la superficie di riflettente e così via. Ok, allora, cosa propone il movimento Zeitgeist? Il movimento Zeitgeist propone una transizione. Con il termine transizione intendiamo un movimento, cioè uno spostamento della nostra cultura verso qualcosa di migliore, qualcosa di più sostenibile. Infatti quello che propone è un'economia basata sulle risorse, che è nel rispetto della capacità del pianeta, ossia attuiamo un modello di economia che riesca a tenere l'equilibrio del pianeta, come qualsiasi modello naturale che tiene l'equilibrio, noi pure dobbiamo tenere l'equilibrio sul pianeta. Infatti dobbiamo abituarci a prendere ciò che il pianeta riesce a offrirci, non quello che vogliamo noi dal pianeta. Come dirò più avanti, attualmente stiamo utilizzando molte più risorse di quelle che il pianeta può offrirci. Allora, cosa significa la parola Zeitgeist? Allora, Zeitgeist è una parola tedesca, significa spirito culturale del tempo, spirito culturale del tempo. Può essere tradotto come spirito culturale della società nel tempo, ossia la parola Zeitgeist riflette il nostro modo in cui ci interfacciamo con la cultura e la coscienza in questo periodo. Questa parola si riferisce anche ai nostri valori attuali nella società e al modo in cui ci comportiamo da diverse generazioni a questa parte. Quindi, man mano che avanza, già dai primi tempi in cui è nato l'uomo, lo zeitgeist della società si è evoluto fino ad arrivare allo zeitgeist nei giorni nostri. Lo zeitgeist attuale è basato sul capitalismo, fare soldi e acquistare beni e risorse. Infatti, la nostra società è fondata su un consumo ciclico, abbiamo un'economia che richiede un consumo ciclico per funzionare, gli oggetti che compriamo si devono rompere, perché se non si rompono non si vendono nuovi oggetti, quindi non si consuma, e tutta l'economia crollerebbe. Il capitalismo forza ancora di più questo, perché nel capitalismo tu devi fare un'azienda che deve fare soldi a qualsiasi costo, tenendo basso il salario dei dipendenti, e non solo, sostituendo i dipendenti dove conviene con delle macchine, in modo da non spendere soldi per i dipendenti e produrre più beni. E ovviamente il prezzo dei beni non cambia, perché tende a restare sempre più alto possibile. Allora, i pregi di questo dello Zeitgeist attuale, ossia della nostra economia, di come ci siamo strutturati, capitalismo, è una semplicità di funzionamento. Ossia, il funzionamento è semplice, non c'è bisogno di fiducia in questo sistema, cioè tu mi devi fare una cosa, io ti pago, tu la fai, punto. Cioè, se io ti pago, tu la fai, non c'è bisogno che ti prometta altro per farla. È qualcosa di sconnesso. Chi ti paga potrebbe essere qualunque persona e chi fa il lavoro potrebbe essere qualunque altra persona. L'unico mezzo di scambio sono i soldi in questa società. I difetti invece di questo modello sono appunto, come stavo accennando prima, il consumo ciclico. I prodotti devono avere una durata limitata. Infatti qualsiasi cosa che trovate sul mercato, trovate scritto che sono nelle stampanti un rate massimo di 1000 pagine mensili, state certi che se superate le 1000 pagine mensili quel bene si romperà molto più in fretta di stamparne meno. Ma anche le lampadine, c'è una lampadina in una centrale dei pompieri che è accesa da 111 anni. Ogni anno festeggiano il compleanno questa lampadina,
sempre accesa, non si rompe. Quella lampadina è stata progettata per durare. Ha un filamento abbastanza grosso e un vuoto perfetto. Tutte caratteristiche che gli permettono di durare nel tempo. Da quel giorno in poi, i produttori di lampadine hanno visto che c'è un calo nella loro vendita di lampadine. Allora è cominciato a girare un cartello tra i vari produttori di lampadine che dovevano ridurre la vita media del loro prodotto a 1500 ore. E addirittura c'erano dei livelli di multa per chi superava le 1500 ore di autonomia delle proprie lampadine. Quindi gli ingegneri cosa hanno fatto? Si sono messi in moto e hanno creato un filamento per le lampadine in modo che duri solo 1500 ore. Cioè, l'inventiva degli ingegneri è stata utilizzata non per produrre un bene che duri, come è stato fatto precedentemente, ma per produrre un bene che duri di meno. Perciò, dopo quella data, tutti i produttori di lampadine vendevano lampadine che duravano 1500 ore. E così è stata ridotta la vita media delle lampadine. Adesso tutte le lampadine che trovate in commercio, 6.000 ore, non durano più di 6.000 ore, se non qualche rara eccezione. Però comunque sono testate con la data in modo che durino quel tot di tempo, in modo che il consumo ciclico possa essere rispettato. Sembra una follia a pensarci, però da un punto di vista di sistema economico è una cosa assolutamente razionale, perché permette alle aziende il fatto di rimanere nel mercato. Perché se io produco una lampadina come produttore che dura 110 anni, chi è che andrebbe poi a ricomprarsi un'altra? Ce l'ho già, sono a posto. Però come azienda fallisco. Quindi da un punto di vista del nostro sistema economico è vantaggioso, da un punto di vista umano è aberrante e alienante pensare che il nostro sistema economico favorisca questo consumo ciclico e anche l'obsolescenza pianificata, cioè arrivano a studiare beni che si rompano per venderli, è una cosa allucinante. No, a parte che è uno spreco di risorse, perché il tungsteno usato nelle lampadine non è disponibile in quantità illimitate nel pianeta. Cioè il nostro pianeta, se lo vedete dallo spazio, è una piccola pallina in un'infinità di costellazioni, di galassie. Le risorse disponibili in questa piccola pallina sono limitate. E come risorse limitate le dobbiamo considerare. Ossia, razionalmente non andremo a produrre un bene che si rompe 10 giorni dopo, che andrà in discarica e non è neanche previsto un riciclo per quel bene, capito? E come altro, la scarsità. In questo sistema predomina la scarsità. Se un bene è scarso, riesco a venderlo a un prezzo più elevato. Vi faccio un esempio. Se per esempio resterebbero solo 100 arance nel pianeta domani, quelle 100 arance acquisirebbero un valore enorme. Per acquistare una di quelle arance dovete spendere un patrimonio. Invece se domani ci saranno talmente tante arance che non è più possibile allocarle nel mercato a prezzi alti, allora il prezzo di quel bene scende, crolla. Addirittura in certi paesi in Sicilia schiacciano delle arance, per esempio, se la produzione quell'anno è stata eccessiva di arance, per mantenere il prezzo stabile, molte di quelle arance verranno buttate. Non vengono regalate ai paesi poveri o a gente che sta morendo di fame, vengono proprio schiacciate e buttate. Succede anche qui in Sardegna. Un po' dappertutto. No, volevo rimarcare perché magari non è chiaro che gli operai che fanno questo lavoro, oltre ad essere sfruttati, fanno anche un lavoro super alienante, quelli che fanno che lavoro in fabbrica, io stesso lavoro in passato in fabbrica, e assolutamente anche l'umanità viene assolutamente, secondo me, umiliata e non valorizzata. Quindi mercificata. Esatto. Allora, in questa società appunto il denaro è un motivatore, come stavo dicendo, tutti gli scambi vengono fatti attraverso il denaro e qualsiasi cosa è in vendita. Questa caratteristica predispone a notevoli quantità di crimini, dai crimini sociali che possono essere quelli nelle piccole città, rapine, pensate a tutti i crimini derivati dal denaro, ma fino ai crimini governativi, infatti anche il governo non è immune da questi crimini, infatti i voti sono in vendita e addirittura il governo stesso si vende al miglior offerente, non è una cosa così, non è una novità, insomma, lo sapete. Tutte le decisioni prese, qualcuno ha pagato per farlo. O se non ha pagato, comunque c'è stato l'hanno spronato le multinazionali. Comunque il governo si muove sempre in linea con gli interessi economici, mai con gli interessi reali del popolo. Infatti, perché le
le risorse rinnovabili vengono, non vengono incentivate abbastanza. Boicottate. Non solo boicottate, ma non viene incentivata la ricerca sulle risorse rinnovabili. Che vengono dati pochi soldi, ci sono dei tagli. In più si continua a investire sulla fissione nucleare, sulla fusione nucleare, sul petrolio. Quelle sicuramente continueranno ad andare avanti finché il petrolio non finirà, o finché non distruggeremo il pianeta, o non succederà qualcos'altro. Allora, il denaro, il nostro strumento di scambio, è stato ideato per superare il limite del baratto. Infatti, molto tempo fa, quando ancora vigeva il sistema del baratto, per scambiare un bene con un altro c'erano problemi. Io ti devo dare una mucca, tu mi devi dare 10 limoni, ma forse 10 limoni non valgono quanto una mucca. Allora è stato inventato il denaro. Come prima cosa, il denaro si basava su monete con un valore reale, ossia metalli preziosi, monete fatte di oro, di argento, metalli che si credeva fossero rari e quindi preziosi. E così potevi scambiare la tua mucca con tot monete e acquistare i limoni con tot monete. E era superato questo limite. Infatti questo che vi ho spiegato poco fa era il gold standard, ossia quando c'era ancora un valore reale sulla moneta o dietro la moneta, perché successivamente alla moneta con valore effettivo è stata scambiata con un ticket cartaceo che riportava sopra scritto la quantità di oro che hai depositato in una banca, e quel pezzo di carta valeva quella quantità di oro che c'era nella banca, erano intimamente collegati. Però successivamente questa cosa è cambiata. Le banche hanno iniziato a attuare dei sistemi in modo da, siccome avevano, nessuno andava a ritirare tutto l'oro che era depositato in banca, quindi non avevano mai tutti i creditori che venivano a ritirare l'oro, quindi potevano diciamo un po' mentire sull'oro che avevano e quindi consegnare più ticket rispetto all'oro contenuto nel capo. E così si creò piano piano la moneta a corso legale, che è quella attuale. Infatti ha abolito il gold standard una volta che l'oro non era più sufficiente a coprire la moneta. Tutta la moneta circolante non è più basata sull'oro, ossia attualmente non puoi più tornare alla banca e far convertire quei 500 euro in oro, perché non c'è più oro dietro la moneta. Quella moneta ha valore solo perché noi glielo diamo. Cioè, tutti crediamo che quei 500 euro valgano tot, allora quei 500 euro valgono tot. Se per qualche caso strano tutti smettessimo di credere al valore della moneta, la moneta crollerebbe. E poi il denaro a credito, che è quello creato con il sistema dei depositi e prestiti, con il sistema degli interessi, ossia io deposito una somma, guadagno del denaro su quella somma, qualcuno prende in prestito e guadagna un interesse diverso, la differenza di percentuale tra interesse dato e ricevuto costituisce il denaro a credito, ossia il denaro creato praticamente dal nulla, che aumenta la base monetaria circolante. Come avete capito, in questo sistema la quantità di denaro cresce continuamente, perché si prendono nuovi prestiti, questi prestiti aumentano la quantità di debito circolante, cosicché ormai il denaro e il debito non sono più distinguibili, il debito è denaro, il denaro è debito, cosicché il nostro debito pubblico, che con tutte le riforme adottate da Monti, dai governi precedenti, si tenta di abbassare il debito pubblico, non è possibile abbassare il debito pubblico. Cioè, per abbassare un po' il debito pubblico dobbiamo ritirare moneta circolante. Se ritiriamo moneta circolante abbiamo tutti i problemi che stiamo vedendo: disoccupazione, non ci sono più soldi per l'istruzione e così via. Perciò, per pagare gli interessi sul debito che l'Italia ha acquisito precedentemente, l'Italia deve prendere in prestito altra moneta e quindi successivamente pagare più interesse e così via. Così che, se guardate tutti i grafici dei debiti pubblici di tutte le nazioni, sono default, impicchiata verso l'alto. E più è ricca una nazione, più è alto il suo debito. Esatto, se infatti gli Stati Uniti è il debito più grande del mondo. Eppure, come l'agenzia di rating gli ha messo a più come valutazione, invece la Grecia aveva un default più basso di quello dell'America, è stata buttata fuori. Ecco qua, abbiamo la crescita del PIL. Il prodotto interno lordo per anni è... Avvicina il mouse al computer. Ok. No, torna indietro.
Se potuto dirmelo prima, che non stavamo girando. No, vabbè, è da questo. Allora, il PIL per anni è stato preso come, come indice di crescita di una nazione. Però adesso abbiamo capito che il PIL non è più sufficiente per dire quanto una nazione sta progredendo, perché dal fatto che qualsiasi cosa fa PIL, che so, anche, anche gli incidenti fanno PIL, qualsiasi cosa che crea... Sapete tutti che cos'è il PIL? Prodotto interno lordo? Non vergognatevi se non lo sapete, ve lo spieghiamo subito. Allora, per il prodotto interno lordo si intende l'insieme dei ricavi dalle vendite di ogni bene e servizio in una nazione in un anno. Cioè tu vai dall'ospedale, l'ospedale ha speso tot, quello è PIL. Tu ti schianti con la macchina, fai un incidente, vai dal biomeccanico, paghi, quello è PIL. Ogni transazione economica incrementa PIL. Quindi capite bene che all'interno del PIL ci sono anche cose come il terremoto in Abruzzo, ci sono cose come la centrale nucleare in Giappone, che è una tragedia ambientale umana, ma non da un punto di vista di PIL. Perché? Che cosa succederà? La nazione Giappone in questo caso dovrà fare un prestito per avere i soldi, per pagare gli esperti che bonificheranno, che andranno a sistemare quella centrale e così via. All'interno di questo PIL appunto c'entra tutto quello che è vendita, che è transazione monetaria nel nostro sistema. Quindi tutto quello che costituisce il PIL non è progresso, se in una nazione aumenta il PIL è più probabile che in quella nazione stiano succedendo cose brutte che cose belle. Capite? E arriviamo all'altro problema della nostra economia. La nostra economia si basa su una continua crescita, perché ci deve essere una continua crescita per mantenere stabile la nostra economia. Però stiamo attuando questa crescita senza considerare che il nostro pianeta è quella piccola pallina nell'universo. Prima o poi, se continuiamo con questa crescita, ci schiantiamo contro un muro. Vi faccio un esempio: se per esempio la popolazione sul pianeta crescesse dell'1,5% per 2000 anni, il peso di tutti gli abitanti sul pianeta supererebbe quello del peso del pianeta stesso, e questo è impossibile. Perciò, ricordate, prima parlavo di equilibrio dinamico con l'ambiente. Noi dovremmo attuare questo equilibrio con l'ambiente, non una crescita esponenziale, che su un pianeta finito con risorse limitate non è possibile. Infatti, da alcune statistiche risulta che stiamo utilizzando non il 100% delle risorse del pianeta, ma il 140% di quello che il pianeta può offrirci. Questo cosa vuol dire? Stiamo tagliando foreste a un ritmo superiore di quello che la Terra può rinnovare. E siccome questa crescita esponenziale cresce, quando moltiplicate numeri piccoli la crescita è piccola, ma quando cominciate a moltiplicare numeri più grandi la crescita esponenziale aumenta molto più vertiginosamente. E in questo modo non solo arriveremo al 140%, ma arriveremo anche al 200%, cioè arriveremo a distruggere tutte le foreste del pianeta. E poi? Questo anche per l'utilizzo dell'energia solare. Per esempio, se adesso stiamo utilizzando il 60%, potremmo arrivare a utilizzarne l'80%, magari anche il 100%, ma non riusciremo mai a utilizzarne il 140%, perché in quel caso non c'è. Questo, vabbè, parlato prima, per dire l'immagine, come viene ricercato il profitto, quindi scarsità competizione, e questo porta a un'inefficienza del sistema, porta a dei rifiuti, a inquinamento ambientale, in tutte le sue forme, inquinamento degli oceani. Non so se lo sapete, ci sono due isole di plastica nell'Oceano Pacifico che hanno una superficie, se ne sia, il doppio di quella dell'Italia, cioè abbiamo un continente di plastica nell'oceano. Ah, è Dubai? Dubai, stiamo parlando di Dubai? Le due isole di plastica. Non sono... In pratica l'inquinamento dato dai rifiuti plastici... È probabile che ti ritrovi con la bottiglia che hai buttato ieri nella spazzatura. E questo provoca morire di pesci, provoca qualsiasi cosa, perché la plastica in acqua per tutto quel tempo forma dei filamenti, delle trappole per l'ambiente marino. Porta alla morte del plancton, alla morte dei pesci, alla morte di tutti gli organismi acquatici, ma non solo, anche volatili. Restano con le zampe impigliati nella plastica, muoiono lì, o se li mangia qualche altro animale. Allora, e non solo la plastica, ce n'è tanto. Sì, vabbè, non c'è solo plastica. Ci sono le gomme. Era solo un piccolo esempio alla fine.
Ad esempio, io faccio un esempio dal piccolo. Io la mia macchina cambio le gomme una volta all'anno, figuria, 4 rotti ci sono. 4 più 4 più 4 fa una bella somma, no? L'olio, l'olio di che cambiamo la macchina, perché una goccia d'olio fa fuori un paio di metri. Non so dove finiscono, io quando porto la macchina a cambiare l'olio non so dove fa finire questo olio. L'olio. Perché le politiche di riciclaggio non sono ben note ancora in azienda, addirittura sì. A volte non sono neanche delineate. Ma vediamo, neanche allora io quello che vedo, viviamo proprio un mondo che alla fine distruggiamo il nostro mondo con le nostre mani. Infatti partiamo dal fatto economia, soldi, dio denaro, perché i soldi che è il principio di tutte le cose. Quindi io penso comunque pian piano finiamo bene. Io penso a questo, perché se non sensibilizzare, io questo incontro lo trovo interessante dal punto di vista di come dobbiamo proteggere, perché bisogna trovare una soluzione. Agire. Perché bisogna trovare una soluzione, come non lo so. Questo bisogna partire con nuove idee, sensibilizzare, sinergia tra persone che hanno che credono, perché non è facile anche. Non è facile, perché viviamo un mondo completamente, come ha detto, è una sfera che gira nel mondo, bisogna proteggerla. Quello lo può dire qualunque, perché ha una sensibilità, una visione lontana, quindi riesce un po' a capire quel bellissimo mondo che lo stiamo distruggendo pian piano. Le foreste stanno scomparendo, l'inquinamento nel mare, perché il petrolio che gira il mondo, ormai questo petrolio sta facendo un danno pauroso, perché ambientale, economico, sociale, e quindi alla fine non è facile, perché lo vedo molto difficile, tipo paesi dello sviluppo lo vediamo un altro mondo, perché alcuni vogliono la tecnologia, alcuni no. Lì c'è da salvare qualcosa, perché hanno già iniziato un po'. Io vivo in un paese dove c'è un architetto che io conosco, in Marocco, che ha iniziato a fare le costruzioni con terracotta, inizia a insegnare proprio persone come si possono fare, tornare, anche se comunque il cemento armato sta tornando, sta rivoluzionando, perché il cemento armato ormai è una cosa per costruire veloce, lo fai in un mese, costruisci, ma il procedimento di fare terracotta è un po' lunga. La gente lì si è stufata, ha iniziato a fare il cemento armato, hanno iniziato a perdere proprio loro. Proprio la cultura locale, diciamo, e questo è male, perché ormai l'architettura diciamo quell'architettura orizzontale l'abbiamo perso, adesso tutto verticale, vai economia ponte, così la superficie della terra comunque è limitata, se esatto, possiamo avere tutti una casettina, appunto a Shanghai, se vai lì è tutto super, e quindi non è una cosa un po' complicata, è un discorso complesso, è un discorso molto a me lo trovo anche molto interessante. Il mio punto di vista, bisogna lavorare molto, ma noi possiamo sensibilizzare per nuova generazione. Ma anche quella attuale. Non so. Oggi lo vedo molto difficile. Vabbè, oggi no, almeno domani. Almeno domani. Oggi abbiamo parlato, abbiamo iniziato. Io ho sempre pensato a questo problema. Anche per l'inquinamento, proprio è lo stimolo che ti dà il sistema del profitto. Io ho una piccola attività, una pizzeria, e utilizzo un forno a legna. Ok, comprarmi un depuratore mi costa 20.000 euro, io non me lo posso permettere adesso e sono costretto a rilasciare ogni anno non so quanti, però un mare incredibile di sostanze inquinanti nell'atmosfera, ma io vorrei evitarlo, però non posso, capito? Per fare quello dovrei mettermi un debito per 15 anni. E questo è un minuscolo esempio di una piccolissima attività che è inserita in questo sistema economico che non può agire. Perché di fatto il sistema ti taglia le gambe, cioè se tu non guadagni qualche cosa qui non fai niente, non puoi pensare che chi guadagna miliardi
dal darti l'energia decida domani di liberalizzarla e di renderla accessibile a tutti. È impossibile, non lo faranno mai. Io non lo farei, chiunque non lo farebbe in un sistema economico di questo tipo. Ed è per questo che lo dobbiamo conoscere e superare. È fondamentale, sì, io ho il mio punto di vista, se non si formano gruppi così tutto il mondo, anche piccoli gruppi, secondo me è difficile a proteggere la pianeta, perché comunque iniziare a sensibilizzare questo tasto è un tasto fondamentale, a prescindere, perché l'abbiamo voluto a noi questo sistema. In quale dobbiamo tornare alle tradizioni, perché l'abbiamo voluta noi, lo dobbiamo risolvere noi stessi, gli uomini che hanno creato questo. Esatto. E quindi c'è molto da lavorare. Infatti c'era un incontro in Sudafrica fino all'anno scorso per lo scaldamento della pianeta, perché lo scaldamento della pianeta sta sciogliendo il protocollo di Kyoto, che fa? Col protocollo di Kyoto? No, sì. In qualche modo c'entra sempre. Sì. Si parlava di questo, infatti un tema fondamentale. E poi non parliamo delle guerre, non parliamo che delle produzioni, insomma, le guerre che hanno. Io dal mio punto di vista, comunque, un punto di vista proprio che abbiamo creato, proprio abbiamo distrutto la nostra pianeta, veramente, credimi, le malattie che ci sono oggi, la bomba atomica che è stata lanciata, quella è ancora. È stata costruita. Cioè, ma no, ma oltre quello. Una cosa che ti voglio di dire. C'è un sistema sociale. Insomma, la trasformazione delle piante, delle persone, di tutto. Siamo veramente. Assurdo, io. Lasciamo perdere. No, ma è molto interessante. Veramente a me. Che di non parlarmi mi venga male, sfogato, continuate. Parliamo un po' del lavoro umano in questo sistema capitalistico. Allora, fin dai tempi passati, più che altro dalle rivoluzioni industriali, si utilizzava principalmente l'uomo come, prima delle rivoluzioni industriali, si utilizzava l'uomo come macchina per costruire oggetti da vendere, quindi per alimentare il sistema. Quindi nelle fabbriche c'erano catene di produzione dove una persona faceva più o meno sempre la stessa cosa, c'era un'alienazione del lavoratore, tu stavi facendo sempre la stessa cosa ripetitiva sugli stessi oggetti. Successivamente questo è un po' cambiato, nel senso c'è ancora, però non dappertutto c'è questa alienazione del lavoratore. Esistono ancora le catene di produzione, però sono state automatizzate. Infatti, con l'arrivo della tecnologia, con il kilowattora prodotto da una macchina lavora di più di una persona. Un kilowattora può fare il lavoro di 9 persone nello stesso tempo. Perciò la tecnologia ha cambiato il concetto di produzione. Si riescono a produrre più oggetti in una quantità di tempo minore e utilizzando meno risorse umane. Perciò direttamente il valore del prodotto fatto dalla macchina rispetto a quello fatto dall'uomo dovrebbe scendere. Cioè, l'uomo ha prodotto questo oggetto in un'ora, la macchina ne ha prodotto 10 in quell'ora, nella stessa ora. Quindi i miei oggetti prodotti dalla macchina dovrebbero costare un decimo rispetto a quelli prodotti dall'uomo, però questo non accade, perché il capitalista cosa fa? Tiene quasi invariato il prezzo dell'oggetto, però ha risparmiato molto di più sulla produzione, quindi aumenta i suoi guadagni. Ma anche per i cinesi quanto vengono pagati? Pochi dollari l'ora per costruire quello. Infatti lì la manodopera cinese costa meno di sostituire con le macchine. Sì, ma non lasciano il prezzo degli americani, per dire. No, lì tengono il prezzo basso. Lì tengono il prezzo basso in modo da. E puntano di più sui volumi di vendita che sul prezzo del singolo prodotto. Poi dipende, ogni stato regola la sua economia come meglio gli pare, però in linea di massima funziona così. E poi anche loro non sono esenti dal
dall'applicazione di queste tecnologie. Mi sa che da poco non ne sono sicuro. Sì, il ristorante completamente automatizzato. È anche una fabbrica che solitamente per fare quell'output di produzione ci sarebbero voluti 2000 operai, beh lì con un centinaio di operai fanno tutto. Per dire, la disoccupazione legata all'incremento tecnologico in un sistema capitalistico di mercato monetario. Esatto, chiamato appunto disoccupazione tecnologica, ossia quando le macchine iniziano a prendere il lavoro umano, cosa fanno gli operai a quel punto? Protestano perché vogliono un lavoro, quindi vedono un po' la macchina come qualcosa di cattivo che viene a rubare il lavoro all'uomo. In realtà, in un sistema dove questo verrebbe valorizzato, la macchina sta solo togliendo il lavoro pesante all'uomo. È pericoloso. Il lavoro pesante è pericoloso all'uomo. Quindi il lavoratore dovrebbe vedere come una salvezza questo delle macchine che vengono a rubare il lavoro all'uomo, non una maledizione. Cioè, io quello che vorrei dire è... Pensate, allora, se vogliamo avere piena occupazione, iniziamo a distruggere i trattori, iniziamo a distruggere le gru, cioè torniamo indietro al Medioevo, allora lavoriamo tutti per vivere, sicuramente moriremo anche di fame perché con quella tecnologia lì non la sostiene una popolazione mondiale. No, a rischio un'altra cosa, il rischio è che la terra non si dà più una produzione come una volta, perché il trattore, perché la terra è un po' particolare, se tu non lavori molto, non si dà più da mangiare. Sì. A parte se tu usiamo il trattore, è un sì. È così. Uno studio su come utilizzare in modo efficiente il terreno invece di stare lì con l'agricoltura intensiva, insomma, cercando di produrre sempre il massimo, più di quello che la terra può offrire, prima o poi quel terreno non produrrà più come una volta. Infatti c'è un consumo, in America c'è un consumo del terreno coltivabile. Adesso da quando hanno iniziato a coltivare mancano circa 3-4 metri di terreno utilizzabile, cioè si è proprio sparito. Sì. Ma volevo aggiungere che non possiamo noi pensare di tornare a fare il tipo di vita, di lavoro di una volta, perché comunque tutto il contesto è totalmente differente, quindi comunque possiamo immaginarlo, ma non possiamo pensare di tornare come prima, perché l'uomo si evolve, non può tornare indietro, possiamo solo andare avanti. No, ma è proprio tecnicamente è impossibile, perché sì, quando l'uomo viveva così era meno di 1 miliardo di individui, la terra c'era. Oggi siamo 7 miliardi, la maggior parte nasciamo nelle città, quindi se tu non coltivi la terra con quel modo lì, cioè non mangi, capito? Certo. Non basterebbe per tutti, cioè dico, se dovessimo andare tutti a vivere in campagna, non potremmo farlo oggi. Tutte le persone del pianeta intendo, perché non c'è abbastanza terra per tutti, perché comunque c'è un problema del sistema, capito, che ci ha portato anche ad avere questi incrementi di popolazione. Io volevo anche aggiungere che gli uomini che geneticamente sono andati più avanti nell'evoluzione sono quelli che erano più elastici, quindi quelli che si adattano più facilmente al cambiamento, questo era quello che volevo sottolineare, quindi forse siamo arrivati a un momento che per l'uomo è più difficile capire che deve cambiare a livello mondiale, non locale. Sì. Però già in tutto il mondo si stanno nascendo come funghi questi gruppetti come qua il nostro che propongono un cambiamento. Non solo del movimento Zeitgeist, che conta in Italia siamo circa 4.000, però anche all'estero, sia del movimento Zeitgeist che di altri movimenti, che cioè in Italia abbiamo De Crescita Felice, il PER, il SHEC. Ci sono De Crescita Felice, l'ho già detto, un sacco di gruppi che propongono un cambiamento, ognuno alla sua maniera, però sempre in meglio. Allora, cosa propone il movimento come soluzione per tutti i problemi elencati fino ad ora? Quelli elencati fino ad ora. Sì, okay. Poi ci sono anche altri problemi. Quindi, un'economia basata sulle risorse, infatti RBM, Resource Based Economy Model, che propone praticamente di ripartire da zero, cioè riprogettare la nostra società in modo efficiente, non più basando su tutto quello detto finora, capitalismo, moneta, consumo ciclico, ma qualcosa di diverso, sfruttando quello che abbiamo costruito fino ad ora in termini tecnologici, quindi sfruttando tutta la nostra tecnologia, il computer, capacità di calcolo, elaborazione, immagazzinamento di dati, e facendo un sistema interconnesso
Quindi tutto il pianeta fornisce la stessa rete, un po' come sta succedendo con internet, ma qualcosa di molto più pratico, cioè legato alla quantità di risorse sul pianeta. Perciò mettiamo dei sensori che monitorino in tempo reale tutte le risorse disponibili sul pianeta. Tutte le risorse che sono state riciclate, quelle ancora da riciclare, l'acqua disponibile, insomma tutto, in modo da dare un valore reale agli oggetti, perché le risorse sul pianeta sono reali, mentre il denaro è un'invenzione. Adesso voglio sottolineare che quello dei sensori è un esempio che sta facendo Daniele, ma se uno... No, è possibile farlo. No, nel senso che, siccome chi non conosce bene, chi non ha visto il film, eccetera, è un esempio, come ce ne possono essere altri di 50.000 di esempi. Sì, ci sono 50.000 modi per monitorare le risorse sul pianeta. Il più semplice è quello tecnologico, cioè mettiamo dei sensori che monitorano la quantità di quella determinata risorsa. Che so, ci sono 100.000 tonnellate di ferro, ne stanno usando 50 kg al giorno, quanto tempo dureranno? E così via. C'è un riciclaggio sulle risorse utilizzate. E poi, il bene prodotto, quanto dura? Infatti, in questo nuovo sistema che... spero il futuro verrà adottato, il bene è prodotto per durare. Cioè abbiamo, che se possiamo costruire un forno in titanio che duri 200 anni invece di farne uno in ferraccio che duri meno, e sappiamo che le risorse utilizzate per quel forno vengono utilizzate per qualcosa che dura. Che se io devo fare un tavolo a casa, lo faccio col miglior legno che trovo, cioè è inutile che se io mi faccio un tavolo si rompe 20 giorni dopo, io devo sprecare di nuovo il mio lavoro, il mio tempo e nuove risorse per fare di nuovo un altro tavolo. Quindi lo faccio in partenza con il migliore dei modi e con le migliori risorse disponibili sul pianeta. E così per qualsiasi altra cosa. Cioè, e poi mi assicuro dalla produzione in poi che quel bene possa essere riciclato. Ossia, prima ancora di progettare il mio bene, lo inserisco in un sistema di riciclo, ossia progetto questo bene, tutti i componenti di questo bene devono essere riciclabili. Nel caso quel bene smetta di funzionare o che si rompa per qualche altro motivo che non sia un'obsolescenza programmata. È come l'esempio della lampadina che misura... Sì. È chiaro. Esatto. Solo che lo vogliamo concedere. Ma nessuno la può. Il problema è che siamo governati da banchieri, dei geni che hanno. Però ci stanno. Sono poche persone rispetto a tutta la popolazione mondiale. È chiaro, non possono niente contro il volere della popolazione. Allora, arriviamo a chi prenderà le decisioni in questa economia basata sulle risorse? Abbiamo visto fino ad ora che il governo che abbiamo non è capace di prendere le decisioni, prima perché può essere corruttibile, viene manipolato, potete metterla come volete, manipolato dalle banche, dalle multinazionali, insomma c'è una sorta di casta che non permette un utilizzo efficiente delle risorse o una strutturazione efficiente della società. Siccome possiamo paragonare come il mestiere del dermatologo, per esempio, voi andate, credete di avere qualcosa alla pelle, il dermatologo vi guarda cosa avete, e allora fa con la sua mente associativa, cerca delle associazioni con quello che ha studiato precedentemente e vi dice cosa potete avere. Questo lavoro qui lo può fare benissimo un computer, per quello che tutti i lavori potenzialmente possono essere automatizzati e nessun lavoro, a parte quelli creativi, è sicuro, perché un computer con la sua quantità di memoria, che è di gran lunga superiore a quella di una persona, può guardare quello che avete, che in questo caso un'infezione sulla pelle, un'infezione cutanea, confrontare con decine di terabyte, centinaia di terabyte di dati nel suo database e dirvi esattamente cosa avete, di quale cura avete bisogno e per quanto tempo. Noi pensiamo di ampliare questo sistema a tutto il pianeta in modo che un computer strettamente interconnesso con la quantità di risorse sul pianeta, tutti i problemi, tutto quello che viene chiesto da... perché ovviamente le persone ci sono, cioè l'80% della popolazione ha un determinato problema, il computer si mette in moto con la sua ricerca associativa per database, per il confronto dati e cerca una soluzione al problema, quindi propone delle soluzioni. Queste soluzioni verranno valutate poi dagli esperti e attuate, perché d'accordo ci sono delle macchine che riescono ad attuare delle soluzioni automaticamente, però piano piano ci dobbiamo arrivare a questo sistema, quindi il lavoro umano non verrà totalmente eliminato, ci sarà ancora bisogno dell'uomo
per poche ore al giorno, non più per 9, magari una o due ore al giorno, una o due ore a settimana, però comunque ci sarà bisogno del lavoro umano. Ovviamente ci sarà molto più tempo per vivere in questa società. Invece di lavorare 9 ore al giorno tutti i giorni, avremo 2 ore al giorno, per esempio, quindi più tempo da dedicare alla famiglia, ai figli, al divertimento, al gioco, insomma, a quello che vi piace. Posso fare una domanda? Certo. Non condivido molto questa distinzione tra lavoro creativo e non creativo. Cosa intendi tu per lavoro creativo o non creativo? No, l'hai detto tu. Sì. Nel senso, tu hai detto che sono dei lavori che possono essere sostituiti. Ah, sì, ho detto che il lavoro creativo non può essere sostituito perché una macchina non può inventarti, che so, uno... Un quadro. È un quadro, non puoi esprimere qualcosa di, che so, progettare un'apparecchiatura è un lavoro creativo. Ci sono delle macchine che possono progettare delle apparecchiature, però partendo da modelli che noi abbiamo inserito, e non, le apparecchiature create non supereranno mai la base dei modelli che abbiamo inserito. Perciò se vogliamo qualcosa di più dobbiamo progettarla noi con la nostra mente creativa. Invece un lavoro non creativo è, che so, assemblare questo book reader. Quello è un lavoro non creativo, io devo stare lì, stringere sempre gli stessi viti, mettere sempre gli stessi pezzi, quello è un lavoro non creativo. Ma che qualsiasi lavoro che vada, sia per associazioni o per non solo montaggio, catene di montaggio, puoi immaginare, cioè puoi attuare una netta distinzione tra lavori creativi e non creativi. E i non creativi possono essere automatizzati. Quasi al 100%. Io immagino che, cioè, voi che fate questo discorso avete ben presente i campi di applicazione, perché l'esempio che hai fatto tu del dermatologo io non lo condivido assolutamente. Quindi, cioè, perché non lo condividi? Perché tu puoi avere uno sfogo per stress, puoi avere uno sfogo per tante cose. Il rapporto tra paziente e medico è un discorso umano, prima che tecnologico e scientifico, se si può ridurre proprio al solito il termine scienza, un discorso di tecnologico e triste. È un discorso che presuppone un rapporto tra paziente e medico, una forma di empatia, tante cose. Sì, ma tu non hai mai detto che non c'è più un rapporto, è una cosa. Hai fatto solo un esempio. No, io dico l'esempio del dermatologo che può essere sostituito dal macchinario. No, scusami. E secondo me è sbagliato. Cioè, ho detto che il dermatologo può essere sostituito da un computer che lavora per l'associazione. Io intendo che può essere supportato, non sostituito. Poi c'è sostituito che supporta, sì, ovviamente potrebbe essere o sostituito o supportato. Secondo me l'esempio non calza, non è detto che fare la finita. Secondo me l'esempio non calza perché non c'è niente di più difficile da sostituire la tecnologia del rapporto con la medicina, col proprio corpo, che presuppone un'umanità di base. Infatti tutte le conoscenze, quello che ha incamerato la conoscenza enciclopedica, ma quello che quando ti vede ha quell'intuizione, non è solo un collegamento meccanico, ma un collegamento, consentitemelo, emotivo, comunque spirituale anche con la persona che è davanti. Quindi io spero che voi abbiate ben presente la distinzione tra ciò che può essere meccanizzato e ciò che non lo è. Non ti è mai capitato che un medico ti sbaglia su una diagnosi e magari ti fai 2 settimane di antibiotici così gratis? Mia madre la sta come per ammazzare a Natale. Lo stesso errore lo faremo con appendicite, ma io concordo. Un computer ha meno probabilità di fare errori. No, ha ragione, io concordo con lei per certi punti, però per certi versi anche lui ha ragione, insomma, alla fine sono... No, io dico, spero che per presente con te il campo di applicazione. Ma giusto, io vorrei informarmi di una tipologia di una malattia che ho nel corpo, vado nel suo internet per capire di cosa si tratta, però consulto uno specialista sul fatto di questo problema, perché è fondamentale avere l'uno e l'altro. Però non vuoi dire comunque... Infatti è uno strumento che... Sì, il computer è uno strumento che mi può formare. Però anche specialista, perché il rapporto umano... Funziona così, il computer... Ma non vuoi dire che io... Ti propone una soluzione. Poi, ovviamente ci vuole uno specialista per vedere se quella soluzione... Ovviamente, sì, no, questo... Stiamo concentrando troppo
ma noi, noi siamo alla ricerca di cambiare il mondo, anzitutto. Ma non è corretto il termine sostituisce lo specialista, supporta e sostituisce. Semplicemente se un dottore e non sa la soluzione a un problema, invece di piegarci, ci sono anche malattie che non hanno soluzione, invece di piegarci un giorno, risolvere il problema in un giorno, se oggi uno non ha la soluzione a quel problema, con l'intelligenza collettiva significa anche mettere in contatto più dottori, mica usare solo macchine. Non solo uno. Forse la mia volta non si è spiegato bene. Ma contengono la funzione di quei dottori e anche i dottori, ovviamente. È umano. Cioè, però il signore voleva dire una cosa. Senta, no, la mia era una mozione di merito, perché io avrei 250 cose da dire. Se però mi interrompo 250 volte, poi non finire. Allora, io faccio questa semplice lezione. Vorrei sentire cosa avete da dire. Una volta che avete finito, è un dibattito. E ognuno dirà, insomma, no? Perché avete detto una serie di cose su cui io vorrei dire la mia. Però non ve la dico ora, perché altrimenti voi non finite più. Diteci che cosa è RBE e tutto quello che avete da dire, dopo, semmai. Però, no? Sì, però vi invito a stare zitti, a sentire dopo. Così. Comunque, cioè, diciamo che intendiamo soprattutto la tecnologia e le macchine come un'estensione delle capacità umane, quindi nessuno vuole andare a togliere, diciamo, l'umanità del rapporto medico-paziente, però se i medici o comunque chi si occupa della salute pubblica hanno in mano strumenti che gli permettono di confrontare migliaia e migliaia di più casi, probabilmente la diagnosi in quel caso sarà più precisa. Questo è solo un piccolo esempio, forse se faccio l'esempio del meccanico viene un po' più semplice. C'è il meccanico, vai dal meccanico e gli dici la macchina ha questo problema. E il meccanico dice, ah, allora quel problema potrebbe essere questo, questo, quest'altro. E prova, va a tentativi. Cioè questo lavoro qui te lo può fare tranquillamente un computer. Gli dici, non funziona il faro destro, controllare il cavo 3D. Vai e lo controlli, gli dici al computer, non è quello il problema. Allora prova a vedere così, capito? E per via associativa è con tempi di reazione molto più veloci rispetto a quello che può fare un singolo cervello umano, possiamo, diciamo, abbiamo molte più competenze utilizzando queste tecnologie. Cioè, appunto, sempre per ritornare all'esempio del medico, se hai un solo medico hai il suo campo di conoscenza e la sua esperienza, se hai una comunità di centinaia di medici in tutto il mondo che decidono su quello specifico caso, ovviamente hai un quadro che è 100 volte superiore rispetto all'opinione di un solo medico. Cosa che adesso non avviene. Cosa che adesso non avviene. Può avviene in parte, perché su certi casi più medici si riuniscono. Però l'esempio di mia madre, aveva un problema questo, durante il periodo di Natale, è andata dal dottore alla guardia medica, ha detto che era un'appendicite, quando di appendicite non c'era niente, gli hanno detto 3 medici. Cioè, quel, voglio dire, l'errore umano esiste, lo conosciamo, non siamo macchine perfette. E quindi dico, se noi nel nostro agire usiamo la tecnologia che estende di fatto le nostre capacità, possiamo prendere decisioni più ponderate, migliori. Cioè, non, la macchina non prende la decisione, però ti dà un ventaglio di decisioni possibili che poi tu valuti caso per caso. Che puoi prendere o non prendere. Sì. La scelta è libero sempre, sei sempre libero di... Sì, sì. Non troverete mai una macchina che vi impone una soluzione. Cioè, solo nei film potete vedere il robot che impazzisce e prende il controllo. In realtà non avviene, cioè è uno spauracchio. Va bene, continuando così con la presentazione. Allora, per attuare questo modello qui è necessario un cambiamento totale, perché la nostra società come è strutturata ora è molto competitiva, infatti viene anche incentivata la competizione, che so, con dei concorsi, insomma, un'industria contro l'altra per la produzione dello stesso prodotto e così via. Dobbiamo attuare una società più collaborativa, che è quello più vicino alla natura umana, perché la natura umana come ce l'hanno spiegata oggi è un po' piena di buchi, cioè ci sono delle falle da riempire, perché molti esperimenti dimostrano che l'uomo nasce collaborativo, infatti molti laboratori di ricerca hanno fatto molti studi su questo, ne cito qualcuno, sono stati lasciati dei bambini con due bambini con due piatti, uno aveva il piatto vuoto, l'altro aveva due panini coperti.
i bambini hanno scoperto i piatti e hanno visto uno ne fa due, l'altro non ne fa niente, allora l'altro bambino è andato spontaneamente, ha preso il panino e l'ha regalato al bambino a fianco. Un altro esempio invece su collaborazione e competizione basata sul denaro, sono stati presi due ragazzi diversi della stessa età, in due stanze differenti. In una il bambino è stato invogliato a risolvere i puzzle in modo creativo, cioè c'erano dei puzzle da risolvere, è stato invogliato in modo creativo e quindi lui ha risolto il primo puzzle e ha continuato ad andare avanti a risolvere quelli successivi senza la presenza del professore che l'ha invogliato. All'altro bambino invece sono stati dati dei soldi per risolvere il primo puzzle. Dopo che è andato via il professore, il bambino ha risolto il primo puzzle e basta, perché lui non era sicuro che risolvendo gli altri avrebbe guadagnato più soldi. E questo è come anche il denaro ammazza la creatività, come detto. Invece in un sistema collaborativo si riesce sia a stimolare la creatività che l'efficienza di quello che si produce. Allora, ora posso illustrarvi un po' come siamo strutturati come movimento. Come movimento arriviamo un po' come siamo strutturati in Italia. In Italia abbiamo il nostro movimento italiano, quindi nazionale, nato con Federico Pistone, ora non è più coordinatore, però è nato con lui ha messo le basi per fondare il movimento italiano. Il movimento italiano è strutturato in capitoli regionali e nazionali. Questi capitoli si articolano in dei gruppi di lavoro. Questi gruppi di lavoro sono sia nazionali che cittadini. Ossia abbiamo dei gruppi che si incontrano online con persone provenienti da tutta Italia e degli altri gruppi, come può essere quello di Cagliari, che si incontrano a Cagliari fisicamente per realizzare qualcosa, elaborare informazioni, fare divulgazione oppure eventi come questo. I gruppi di lavoro che si incontrano su internet sono questi qua che potete leggere, questa lista che ho fatto, ci sono tutti. Abbiamo il gruppo di lavoro Nuovi Arrivati, poi vi darò i dati in caso volete mettervi in contatto, ci incontriamo su TeamSpeak in un audio chat online tutti insieme, supporta centinaia di conversazioni contemporaneamente con centinaia di utenti, quindi non ci sono problemi di numero di persone. Allora, il GDL Nuovi Arrivati è dedicato a nuovi utenti, in cui potete chiedere a tante persone qualificate le problematiche che avete e le domande, ossia non avrete una o due persone come adesso a rispondere, ma avrete decine di persone che sono nel movimento da più tempo di noi e così via, insomma, hanno più esperienza. Poi abbiamo il GDL Grafica e Video, che produce tutto il materiale informativo, quei volantini che avete visto qua fuori, i video, elabora i podcast, insomma, produce il materiale divulgativo. GDL Programmazione si occupa principalmente della strutturazione del sito, tutti i temi relativi alla programmazione. GDL Traduzioni, molto importante, traduce il materiale che ci arriva in lingua straniera, che è quasi tutto quello che abbiamo, perché la maggior parte del lavoro viene fatto all'estero, quello che viene fatto in Italia viene tradotto da quelli all'estero nella loro lingua. Quindi abbiamo dei video doppiati, infatti i due film sono stati doppiati da GDL Traduzioni, e potete apprezzarli in lingua italiana online e così via. Poi il gruppo di tecnologia è coordinato da German e da me e da Claudio, siamo in tre. Questo gruppo sì, lo consideriamo molto importante nel movimento, perché in quanto diffonde conoscenze e competenze tecniche a tutti, quindi rilasciamo dei documenti sotto licenza Creative Commons con il lavoro che abbiamo fatto, quello che stiamo per fare, tutti i progetti che abbiamo operativi, quelli realizzati, i prodotti e così via. Il nostro obiettivo è appunto quello di progettare o costruire o divulgare nuove apparecchiature che potrebbero aiutare a migliorare il nostro stile di vita o aiutarci nei problemi comuni. Poi abbiamo il CDL Sociologia e Comunicazione, che fa un studio analitico sociologico, infatti realizza dei questionari, li sottopone a gente nuovi arrivati e elabora dei risultati. Quindi adesso abbiamo più o meno uno schema che si sta espandendo di cosa la gente crede, quali sono le credenze inutili, i valori,
e così via. Che importanza ha la religione nella società, poi il GDL doppiaggi aiuta un po' il GDL traduzione, ossia GDL traduzione traduce il materiale, il doppiaggio invece fa il doppiaggio dei video con il materiale tradotto. Poi abbiamo il GDL musica e arte che raccoglie un po' crea il Media Festival e tutti gli eventi, abbiamo anche dei cantanti, dei gruppi che hanno fatto un album per noi e così via. Poi GDL Comunicati Stampa che ogni tanto pubblica un sunto della situazione attuale, infatti è stato pubblicato da poco il primo Zet Journal dove potete apprezzare una quantità di informazioni rilevanti, tra cui i primi ristoranti completamente automatizzati e così via. Quindi come lavoriamo nel movimento? Prima di tutto utilizziamo un metodo che è quello più efficiente e conosciuto, ossia quello scientifico. Con il metodo scientifico possiamo praticamente risolvere qualsiasi tipo di problemi senza influenze esterne, perché se una cosa non funziona, non funziona. Quindi si possono riconoscere i problemi sociali, utilizzando il metodo scientifico si possono risolvere. Infatti, quando si ha una nuova idea, o un'idea che può risolvere un problema, si mette alla prova questa idea e si vede se quella idea funziona oppure no, quindi si inizia una fase di osservazione in piccolo dell'operato. Se funziona si vede, altrimenti se non funziona vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato nell'idea in principio, quindi va modificato qualcosa e bisogna ripetere tutto il processo per vedere se funziona di nuovo, altrimenti modificare e così via. Su questo metodo si basa la scienza. La scienza fa, come vedete, fa passi da gigante ogni giorno. Non è stato trovato ancora un metodo migliore di questo, quindi per ora utilizziamo questo. Se in futuro verrà trovato un metodo migliore, lo utilizzeremo. Questo è stato già detto. Allora, vediamo un po' cosa facciamo in concreto, cioè tutti gli eventi che abbiamo organizzato. Allora, prima di tutto facciamo divulgazione, ossia sul sito troverete centinaia di pagine di articoli scientifici, di nuove scoperte, il materiale tradotto, insomma tutto quello che serve per divulgare cosa sta succedendo attualmente nella società, cioè troverete cosa sta succedendo in tutte le parti del mondo, tutto il materiale che siamo riusciti a recuperare è continuamente aggiornato e ripubblicato. Poi organizziamo eventi annuali come questo, lo Zcast Day, che si organizza ogni anno in tutto il mondo. L'anno scorso sono stati organizzati 433 eventi in tutto il mondo, quest'anno ci saranno molti di più, anche perché siamo noi, quindi almeno uno in più c'è. Allora abbiamo dei podcast e degli interventi radiofonici. Allora, tutte le conversazioni che vengono fatte su Team Speak, perlomeno quelle importanti, che sono gli incontri settimanali, la domenica, che sono quelli internazionali, vengono registrati. Quindi li trovate su YouTube, sito podcast, data e ora, e trovate quello che abbiamo detto, ossia potenzialmente potete prendere visione di tutto quello che abbiamo detto dalle prime registrazioni fino a oggi e poi valutare cosa siamo effettivamente, come ci stiamo muovendo, se stiamo facendo qualcosa di giusto o di sbagliato, fare delle domande. Attualmente il materiale è abbastanza, cioè ci sono centinaia e centinaia di ore di podcast e interventi. Poi organizziamo anche il Zeitgeist Media Festival un po' dappertutto, dove vengono dei relatori dall'esterno per parlare del loro movimento, del loro progetto, di cosa hanno realizzato e così via. Poi abbiamo la campagna Why Advocate, dove ogni membro del movimento dice perché ha aderito al movimento Zeitgeist, quindi espone le sue motivazioni, un po' come ha fatto Antonio un poco fa. Newsletter, le Zeit News, che sono delle... come fosse un giornale, delle piccole news che settimanalmente pubblichiamo. Ecco qua. Allora, l'open source, arriviamo a qualcosa che riteniamo molto importante. Infatti
L'open source come strumento per un'economia basata sulle risorse, ossia tramite l'open source possiamo innovare molto velocemente e apportare delle modifiche nella società. Infatti, l'open source è qualcosa di aperto, come dice la parola stessa, sorgente aperta, ossia in un software open source, in un hardware open source, possiamo accedere a qualsiasi informazione inerente a quella materia, fino ad arrivare al codice sorgente per un software, oppure allo schema elettrico di un circuito. Insomma, abbiamo tutte le informazioni per rifare in casa o modificare in casa quell'oggetto. Questo sistema si contrappone al sistema dei brevetti, dove è tutto chiuso. I brevetti sono chiusi, cioè, normalmente tutto quello che acquistate è sotto brevetto, ossia non potete riprodurlo in casa e soprattutto non potete rivenderlo perché c'è un brevetto che copre. Se lo fate vi arriverà una bella multicina dall'azienda. Invece l'open source funziona in maniera molto diversa. Prima di tutto, quando una cosa è open source può essere rivista e modificata molto più velocemente di una cosa closed. Pensate che agli aggiornamenti su un sistema operativo. Prendete Windows e Linux. Non so se tutti conoscete Linux come sistema operativo open source. Se c'è un problema in Windows, passano mesi prima che il team di programmatori Windows riesca a risolverlo. Se c'è un problema su Linux, siccome i programmatori ce ne sono migliaia, milioni sparsi in tutto il mondo che lavorano in sinergia, passano pochi giorni prima che qualcuno elabori un aggiornamento che risolva quel problema. Guardate che i programmatori che lavorano su Linux non sono pagati, non c'è nessuno che li paga per fare il loro lavoro, ma tutto quello che fanno lo pubblicano gratuitamente su internet, mentre i programmatori Windows sono pagati e strapagati per risolvere quei problemi lì, e sono pochi. Non reggono il confronto tra il numero di programmatori che c'è su Linux e quello che c'è su Windows. Adesso, era giusto un esempio, ma si applica anche ad altri sistemi. Alcuni esempi qua, per esempio possiamo studiare. C'è Khan Academy e Wikipedia sono le più di spicco. Infatti Khan Academy è la prima università aperta, online, nata in America, dove abbiamo milioni e milioni di video lezioni gratuite sulla rete. Voi avete, che so, una carenza, una lacuna su una determinata materia, entrate là, c'è il programma dalle elementari fino alla laurea specialistica e potete seguirvi le lezioni. E non solo, potete anche fare all'interno del sito c'è un percorso di esercizi, di preparazione, anche di esami, dove potete arrivare alla fine a prendere una laurea in questa università. Io l'ho provato e funziona veramente. C'è un programma per l'analisi della matematica che parte da addizione 1 e arriva fino alle derivate, alle funzioni, tutto il programma di matematica strutturato come un videogioco di semplice utilizzo che chiunque può utilizzare. Il bello di questo metodo è che il computer non ti dirà mai sei uno stupido, tornatene a casa. No, non hai capito, te lo riguardi, non hai capito, dammi un altro suggerimento, non ti giudicherà mai. E tu, se hai l'interesse, potrai coltivare la tua passione in quel determinato campo stando comodamente seduto a casa tua, cioè senza spostarti. Questo metodo di educazione può essere esteso al mondo domani. Vi faccio un esempio: io ho imparato più leggendo su internet, anche per costruire questa stampante. Ho imparato più a scuola per costruire questa stampante e me ne ho insegnato niente. Ho imparato da quando ero piccolo che leggo informazioni su come si costruiscono i circuiti, come si assembla la meccanica e così via. Poi abbiamo Wikipedia, la più grande università, la più grande enciclopedia al mondo. Non regge il confronto con enciclopedie a pagamento, in quanto il numero di voci che si continua ad aggiungere è enorme, centinaia di voci al giorno. Continuamente aggiornato, rivisto, se c'è qualcosa di sbagliato viene corretto e così via. Per quanto riguarda il viaggio, abbiamo sistemi come il couchsurfing e il carpooling, dove se dovete, che so, fare un viaggio e c'è qualcun altro che deve fare quel viaggio, potete mettervi d'accordo e farlo insieme, che so, magari pagare il carburante a metà prezzo, avete comunque risparmiato una vettura in circolazione, risparmiato l'inquinamento di una vettura. Se questo sistema venisse adottato efficientemente da
delle persone che viaggiano, immaginate il miglioramento delle condizioni, della qualità dell'aria nelle città, ma anche la quantità di macchine in circolazione, insomma, si migliorerebbe molto. Per condividere informazioni abbiamo piattaforme come TED, che è una figura di piattaforma di divulgazione dove i relatori fanno dei talk di 20 minuti sul loro argomento e poi vengono pubblicati, cioè è qualcosa di fisico, cioè c'è un luogo dove viene fatto il TED e poi vengono pubblicati sul sito. Vengono fatti TED a Verona, in Italia oppure in America. Anche lì ci sono robe incredibili, roba che probabilmente neanche immaginate. Perché hai portato di cose? Sì, è di un architetto danese. Mi ha portato tra l'altro un video di questi TED Talk. Però tipo c'è roba veramente dell'altro mondo, e c'è questo gruppo di ricerca che non mi ricordo dove, che ha studiato dei robot così grandi, sono tre rotori collegati che autonomamente lavorano in formazione e possono arrivare ovunque. Cioè io vedo queste cose e resto veramente, cioè sono miracoli dal mio punto di vista, sì, miracoli costruiti con l'ingegno umano. Però in TV non trovate quasi niente di quello che trovate su TED, cioè chi passa dalla TV come mezzo di informazione a internet si trova completamente spiazzato, cioè la quantità di informazioni, di news che trovate su internet non è neanche a paragone con quella della TV, e poi essendo anche bidirezionale, se c'è un'informazione sbagliata su internet state certi che c'è qualcuno che commenta: guardate, avete sbagliato qui, correggete questo e quell'altro. Un'informazione in TV la devi prendere così com'è, se non te la verifichi, l'ho sentito in TV, non vuol dire niente. Poi vabbè, piattaforme come iFixit, dove la gente pubblica metodi di riparazione di oggetti, quindi trovate anche sono schemi elettrici, cosa potrebbe essere rotto, cosa no, guide per il montaggio, lo smontaggio di apparecchiature e così via. E poi niente. Tre altre sono altre piattaforme open source. Nella cartella del movimento abbiamo un documento enorme dove raccogliamo tutte le iniziative open source esistenti al mondo, continuamente aggiornato. Siamo arrivati già a una decina di pagine, quindi se volete potete ristamparvelo, consegnarvelo, così potete verificare o usufruire di questi metodi. La presentazione del movimento è finita, se avete le domande prima di passare al prossimo che c'è dopo. Ci sono. È aperto il dibattito. Aspetta, preferite aprire il dibattito ora secondo o finire? Secondo me è meglio finire tutta la presentazione e il dibattito dopo, sennò c'è una domanda. Se riesci questa domanda? Va bene, avanti il prossimo. Va bene. Tra i vari attivisti che vi ho invitato oggi trovo interessante la testimonianza di Davide, che adesso ci dirà qualcosa della sua vita e finalmente su quello che abbiamo detto. Vieni pure qui. Per forza. Allora, ciao a tutti, io sono Davide. Ciao. Non è che la mia vita sia interessante in realtà, semplicemente ho preso delle decisioni che tanti altri non avrebbero fatto, ma mi sono anche trovato in condizioni dove non potevo avere altre scelte. Per cui un po' dal mio accento nordico, si capisce, io sono svizzero, sono cresciuto a Lugano, dove sono anche nato, con la mia famiglia, ed ora vivo qui a Marcalagonis. Lavoro la terra da quando ho 14 anni. Da noi si inizia molto presto a lavorare, si studia e si lavora contemporaneamente. Una cosa non distingue l'altra, invece qui sento che è molto diverso, dove una persona o sceglie la via della scuola o sceglie la via del cantiere. Da noi no, si fa la strada piano piano, quindi si va subito a lavorare e uno può partire dalla terra e diventare architetto paesaggista oppure può diventare ingegnere ambientalista, guadagnandosi i suoi soldi piano piano sin da piccoli per capire come riuscire a mantenersi uno studio. E infatti faccio un po' fatica qui a paragonarmi ai giovani, anche ai ragazzi più piccoli di me che hanno problemi, dicono non riesco a studiare, non ho un lavoro, e faccio un po' fatica a capire queste cose, perché noi siamo abituati nella nostra società ad essere programmati come degli arrivisti, cioè tu o vali tutto o non vali niente.
Quindi da noi siamo delle piccole macchine, noi piccoli svizzeri, perché siamo pochi, ma in realtà cerchiamo di valere tantissimo. Cioè tu devi spiccare nella società, devi essere il più bravo a scuola, devi essere il più bravo sul lavoro, devi essere quello che guadagni di più, devi avere la famiglia più bella o la moglie più bella. È molto materialista, che poi non è tutto questo, c'è anche un sacco di spiritualità, c'è un sacco di belle cose, però devi essere comunque un arrivista, altrimenti non vale niente e quindi sei un emarginato. Appunto io ho iniziato a fare un apprendistato che si chiama giardiniere paesaggista, dove uno impara a coltivare la terra, però anche a progettare un giardino, a costruirlo fisicamente, quindi io sono capace a costruire una scala, un muro, un pavimento, un impianto di irrigazione, un impianto elettrico. Io sono la figura che costruisce tutto quello che è esterno ad una casa, un parco o una città, comunque come piano paesaggistico. Ho cominciato a 15 anni o a 16 anni più o meno a mettere in dubbio completamente quello che mi veniva insegnato. Io ho una sorella che stimo molto, che non crede niente a quello che gli si dice, non crede niente, lei deve verificarlo in ogni modo possibile. Io ho preso un po' da lei, sono molto più credulone io, qualcuno mi convince facilmente di una cosa, però d'altra parte io me l'assorbo e poi vado a verificarla. Quindi mi insegnavano una cultura che era tradizionale, mentre io mettevo in dubbio tutto questo perché vedevo che i risultati non c'erano. Cioè io mi trovavo in alcune aziende dove arrivavano i rappresentanti di sostanze chimiche o comunque di prodotti in sintesi antiparassitari o fitosanitari, qualsiasi cosa, e loro ti dicevano che quel prodotto avrebbe avuto un successo, avrebbe aumentato la produzione della tua cultura, avrebbe reso maggiormente il tuo giardino, le tue piante da frutta, ma in realtà non era vero. E quindi cosa ho fatto? Ho incominciato a cercare dei metodi alternativi. In casa mia già si faceva l'orto, da molto tempo no, perché comunque mia madre lavorava in banca e mia sorella lavorava in banca. Veniamo da una famiglia benestante, anche se siamo stati emarginati, perché mia madre era una ragazza madre dalla nostra famiglia e riassorbiti più tardi. Comunque veniamo da un mondo dove appunto mia madre e mia sorella hanno sempre lavorato in banca, quindi dovete pensare che io vedevo mia madre in tailleur, vestita bene, con i tacchi, e piano piano abbiamo capito alcune cose. E per questo ci siamo messi a fare l'orto. Adesso voglio arrivare al punto di dire, ci siamo messi a coltivare perché abbiamo sentito per caso un'intervista a qualcuno che parlava del 2012, in questo famoso evento catastrofico che doveva capitare. Lì per lì abbiamo detto sì, può darsi che moriamo tutti e che succedeva un cataclisma, ma se noi rimaniamo in vita o se veramente ci sconnettiamo con tutto quello che è la tecnologia e tutto il resto, noi di cosa viviamo? Che siamo completamente dipendenti dai mezzi pubblici o comunque dai mezzi di trasporto, dal market che mi dà da mangiare, o comunque dal mio capo che mi sta dando da mangiare, tra virgolette, perché mi sta dando dei soldi con la quale io compro i beni che ho bisogno. Per cui abbiamo detto, vabbè, allora sarebbe utile iniziare a crearsi delle risorse alimentari, quindi l'autosostentamento. Questo discorso del 2012 è stato solo un input per noi, per capire quello che serviva in realtà a noi, e capire anche quanto noi compriamo al supermercato di quanto noi consumiamo. Quindi abbiamo iniziato a fare prima un balcone perché avevamo un appartamento, poi a mia madre ha comprato una piccola casetta e abbiamo iniziato a fare un giardino, e da lì abbiamo sempre fatto questa ricerca. Abbiamo iniziato a fare pomodori con il rame, io piccolo, mia madre e mia sorella, che è più grande, hanno iniziato a capire anche loro quali erano i periodi di semina migliori per avere, vabbè, tutto quello che chiunque fa l'orto capisce benissimo. Però mentre si faceva si diceva, ma è possibile trovare una soluzione che mi faccia fare meno fatica e che mi faccia anche rendere di più o mi dà delle soddisfazioni migliori e che comunque non comprometta la mia salute, perché spruzzare dei metalli sulle piante, come di norma dell'agricoltura, non può farmi bene. Non ci credo, anche se esistono gli argenti colloidali che possono essere degli antibatterici fortissimi, sono d'accordo, ma io questo non lo voglio. E utilizzandoli soprattutto, mi è capitato una volta a 16 anni di rimanere quasi cieco perché un mio capo mi ha spruzzato un prodotto chimico in un occhio, dopo una discussione per il fatto che io mi sono proprio rifiutato a 16 anni di utilizzare sostanze chimiche,
sono rimasto 3 giorni cieco senza poter vedere, e solo l'acqua di mare è riuscita a lavarmi l'occhio. Per fortuna 3 giorni dopo sono andato al mare in vacanza e l'acqua di mare con dei bagni mi ha pulito l'occhio. Ma io ho capito, ho detto, ma io perché devo compromettere la mia salute, il mio stato fisico, il mio stato mentale solo per l'arrivismo mio di poter coltivare in questo modo? Quindi ho finito la mia scuola dando gli esami in doppio. Praticamente i professori non volevano sentire quello che dicevo io. E allora praticamente ho scritto 2 volte tutti gli esami. Ho detto la mia versione dei fatti e la versione che volevano sentirsi dire loro. Mi è stato riconosciuto il fatto che ho vinto il premio per le migliori conoscenze professionali della mia regione. E questo mi ha fatto anche piacere, perché comunque hanno detto ok, lui le cose le sa, ma ne sa anche qualcosina di più. Ma non tanto perché io volevo dimostrare qualcosa, ma tanto per dire ok, io so tutto quello che volete sentirvi dire, però guardate che non è tutto quello che i vostri padri vi hanno insegnato. Ce n'è di più, c'è molto di più, e soprattutto è un'evoluzione, non si può mai dire questo è così, perché sarebbe un limite alla conoscenza. Quindi sono arrivato al punto dove mi sono messo in proprio. Adesso non voglio tirarvi un pippone enorme sulla mia storia, perché non è così incredibile, però a 18 anni mi sono messo in proprio. Da noi succede molto, molto spesso che dei giovani si mettono in proprio e aprono un'azienda. Ho avuto l'idea di creare la prima azienda di giardinaggio e di progettazione biologica, perché comunque passava dal biodinamico al biologico, comunque a tutto quello che era il naturale. Sono arrivato, i primi 6 mesi sono rimasto da solo, dopo appunto 6 mesi ho preso il primo operaio che mi dava una mano perché comunque aumentava il lavoro, dopo 4 anni fatturavo 650.000 euro all'anno. La mia vita è cambiata completamente, perché io parlavo di autosostentamento, di orti, io sono stato tra i primi a fare l'ortoterapia nella mia regione, quindi lavoravo con i ragazzi handicappati, con i ciechi, progettavo i giardini per persone disabili mentali, insegnavo nelle scuole medie, tutto quello che era ecologia. E sono arrivato a un bipolarismo strano nella mia professione, sono arrivato ad essere un po' schizofrenico, nel senso che avevo 2 personalità. Da una parte riuscivo a guadagnarmi fino a 10.000 euro al mese, e poi magari altri mesi guadagnare meno 10.000, perché così erano alti e bassi. Ho fatto tantissimi soldi fino ad arrivare a un punto dove appunto avevo 9 operai, avevo un'azienda con un camion, con tutto, questo fino a 1 anno e mezzo fa. Quanti anni hai? 24. Ma questo è in Svizzera, non a Maracaibo. No, in Svizzera. Il problema è quello. L'Italia è diversa. No, però questo non è un motivo di vanto, anzi, perché io l'ultimo anno sono arrivato appunto a avere questa cosa. Un punto era quello che io volevo diventare e un punto era quello che a me interessava fare. Quindi quello che mi interessava si stava abbassando di valore nella mia vita per quello che io rappresentavo per la società dove vivevo. Quindi avevo la macchina, che non era bella, non era costosa, ma avevo una macchina mia, una macchina familiare, comunque senza avere figli. Sono dei piccoli emblemi che rendono la persona più agiata in una società. Avevo 2 camion, appunto. C'era gente che dipendeva da me. Cioè, padri di famiglia che avevano più anni dei miei genitori e dipendevano da me economicamente. Questo ti fa sentire forte, ti fa sentire una persona che può rendere la vita degli altri, può distruggerla oppure può incrementarla, può rendere una persona più felice o puoi renderla triste. E dipende da te tantissime cose, appunto. Basta avere un primo mese di buco e non riuscire a fare la busta paga e trovarsi gli operai sotto casa che ti aspettano. Oppure puoi trovare le persone che vengono a salutarti per ringraziarti semplicemente perché gli hai dato una mancia in più perché quel mese è andato benissimo. Quindi avevo questa schizofrenia dove da una parte mi sentivo l'ecologista di turno, quindi quello che credeva nel biologico, nella socialità, e dall'altra parte avevo la persona legata ai soldi, ma non tanto ai soldi come figura, perché io volevo avere le belle donne, la bella macchina, andare in discoteca, non mi è mai interessato. Più la posizione sociale, perché più soldi hai, più la tua parola vale.
Mi sono arrivato un anno e mezzo fa a essere ricoverato 2 o 3 volte, una, ho fatto un'appendicite, una nefrite, una tonsillite, non ce la facevo più, io lavoravo 13 ore al giorno e non mi reggevo più in piedi, mi rompevo completamente sempre le ossa, cioè non soffrivo di osteoporosi, ma ero distratto, lavoravo, magari mi sono rotto un osso da solo del pollice con una martellata, quando facevo quel lavoro tutti i giorni, sono distrazioni, ma era autolesionismo. E a un certo punto ho avuto un crollo completamente a livello psico-fisico, non riuscivo più a alzarmi dal letto e ho deciso di chiudere tutto e di capire che io non ero più quelle 2 persone, ma ero una sola di queste. Cos'è successo? Riprendendo il discorso di prima dell'autosostentamento, le strade della mia famiglia si sono divise. Mia sorella è diventata mamma e quindi ha creato la sua famiglia e gestisce la sua famiglia, quel suo orto e con le sue autoproduzioni in piccolo. Mia madre ha avuto l'idea di ingrandirsi, di lasciare il lavoro in banca, di lasciare tutto e di riuscire a vivere completamente di autosostentamento, cosa che è quasi impossibile al giorno d'oggi con le esigenze che abbiamo noi. E quindi siamo arrivati in Sardegna, perché nella nostra città era impossibile trovare un terreno di 3 ettari come lo abbiamo adesso e riuscire a coltivarlo, anche perché una persona, un amatore dell'agricoltura non può comprare un terreno in Svizzera, perché bisogna essere per forza agricoltori o contadini, c'è una protezione dei terreni agricoli molto rigida. Quindi mia madre ha deciso di comprare questa casa, questo terreno in Sardegna e trasferirsi qui. Io avevo deciso di passare l'estate e gli inverni, perché dove stavo io appunto d'inverno non si lavora perché c'è la neve, per cui facevo tutti gli inverni qua e spesso anche l'estate, perché c'è un mese di vacanze in agosto e non riuscivo a gestirmi essendo in proprio. Lei manteneva il tutto con altre persone, il terreno, io facevo i lavori più grossi e venivo un po' sballottato tra Sardegna e Svizzera. Adesso sono 7 mesi che vivo qua e ho capito, perdendo tutto, perché io in realtà la mia azienda l'ho fatta fallire perché ho perso tutto. Ho perso tutto perché non è molto interessante, ma mi sono fidato degli appalti grossi, io ho avuto contatti con politici, ma senza avere grosse ambizioni, e appalti di impresari, magari di ville a schiera, di cose molto grosse, molti soldi, che è fallito uno e si è portato dietro tutti, come se fossimo tutti collegati a questa persona. E quindi mi sono trovato a un certo punto a aver perso qualsiasi cosa, tutto, con lo sfratto di casa dall'appartamento che avevo, con più soldi da mettere nelle benzina della macchina, ho perso tutto. Dover licenziare le persone, non riuscire a mangiare per giorni finché qualcuno non mi ospitava, per la vergogna di chiedere a qualcuno di ospitarmi per mangiare, non per la fame in realtà, perché potrei vivere chissà quanti giorni senza mangiare, ma per la vergogna di chiedere a qualcuno di darmi da mangiare. Quindi la fame, io non ho vissuto la fame come la può passare un africano, ho passato la paranoia della fame, sapere che tu non hai niente da mangiare a casa e a un certo punto non ce l'avrai neanche dopo, ma non perché in realtà magari 1 euro per 1 chilo di riso lo trovi, perché non sai quello che arriva dopo, non sai cosa c'è nel tuo domani. E questo è stato per me uno shock, appunto ho avuto un crollo completamente nella mia vita. Quindi ho deciso 7 mesi fa di venire qui a vivere e cambiare completamente la vita. C'è uno scrittore che io adoro, si chiama Mauro Corona, che è un friulano, e lui dice: per riuscire ad apprezzare le cose della vita bisogna togliere. Io questa frase l'ho sentita 1000 volte e non l'ho mai capita fino a 7 mesi fa, perché lui dice: il legno è legno finché non si toglie. Quando tu inizi a togliere, inizi a vedere il bello del legno, e lì diventa una scultura. È bello anche il pezzo di legno, ma non ha il valore della scultura quando tu inizi a togliere. Io questa cosa l'ho capita solo 7 mesi fa, quando mi sono trovato con niente e avevo solo la terra per le mani, quello è la mia conoscenza. Da lì sono ripartito, ho buttato via cellulare, ho buttato via tutto, non mi potevo più sentire nessuno, isolato completamente su quest'isola e nella terra che mi dava, era l'unico mio punto di riferimento, anche per i sensi di colpa per quello che era successo. Per cui mi sono ritrovato qui a coltivare e farlo in modo come volevo io, non c'era più nessuno che mi poteva giudicare, non c'era
era solo una necessità. Ora io e mia madre viviamo di questo terreno e noi praticamente coltiviamo il 65% di quello che abbiamo bisogno. Premetto che siamo vegetariani, quindi non abbiamo allevamenti per la carne. E quindi però noi mangiamo il 65%, cioè no, scusate, di tutto quello che mangiamo il 65% è coltivato da noi. E per noi questo è un risultato enorme, perché abbiamo capito che comunque, anche se tu hai soldi per riuscire a comprare quello che vuoi, la soddisfazione che tu hai nel riuscire a creare, mangiare, far assaggiare, o comunque avere un complimento, non so, dico, mia madre fa le marmellate, e quando qualcuno le fa i complimenti perché le sue salse, le sue marmellate sono buone, ha un valore molto più grosso del riuscire ad avere qualcuno che ti guarda e dice guarda, quello ha comprato una marmellata. Noi viviamo praticamente ormai con niente, anche se abbiamo la macchina e ci gestiamo tutto, ma viviamo praticamente con niente. Ci coltiviamo tutto noi, a parte chiaramente i cereali, cose più difficili, non coltiviamo la benzina, non coltiviamo le sigarette, quindi abbiamo anche noi le nostre spese. E ho scoperto qui in Sardegna una cosa che mi piace moltissimo, che è il baratto, come si parlava prima della presentazione. L'ho scoperto qui a Sesto, e a Serdiana, ci sono diversi posti dove abbiamo barattato. E io apprezzo molto di più quando una persona mi dà qualcosa che magari non vale più tanto per lui, ma magari è valso qualcosa in passato, oppure se ne deve liberare. Cioè, per esempio, il libro che abbiamo scambiato con una marmellata, con due marmellate. Ma sorella per tre galline. Grazie. O le uova con, non so, con la mano d'opera. Ci sono delle persone che vengono ad aiutarci, noi diamo le cassette di frutta o di verdura e loro ci danno una mano a fare dei lavori più difficili o più noiosi anche. O per esempio io con un ragazzo sto imparando l'inglese perché non lo so e ogni settimana gli porto frutta e verdura che posso coltivare. Lui chiaramente non ha più i soldi che potrebbe guadagnare con 30 euro all'ora, adesso non so cosa prende un insegnante di inglese, ma però apprezza molto di più perché quella cosa l'ho coltivata io e lui sarebbe dovuto andare da un'altra parte a comprarla. Quindi è un giro di soldi che non serve a niente, perché lui dovrebbe lavorare per riuscire a comprare. Io dovrei riuscire a lavorare per imparare l'inglese da lui, per riuscire a pagare lui che mi insegna l'inglese. Quando il giro è molto più corto così, e ci sono molte più soddisfazioni. E poi con l'amore che circola con le verdure che hai coltivato tu. Non so se gli ho dato solo amore, nel senso. Però le marmellate sono meravigliose, però le ho testate direttamente. E per questo. Perché le assaggiate? Eh sì. Ah, per questo le vogliamo testare. Adesso la vogliamo anche noi. Allora, il discorso del baratto a me è piaciuto molto, però è vero che io non posso andare al tabacchino a comprarmi il tabacco perché io fumo. Non posso andare lì con le marmellate e supplicarlo di darmi il tabacco per le marmellate. Ok, quindi qualcosa la dobbiamo anche vendere noi. Questa nuova storia mi piacerebbe arrivare a questo punto. Io a un certo punto allora mi dico, sono un po' fissato ancora, ma non per i soldi, in realtà per quello che rappresentano i soldi, ma per il commercio, e studio tutto quello che è anche un planning a livello di business, quindi per quanto mi rende fare una marmellata, quanto potrei venderlo, un'analisi dei prezzi, lo facevo per lavoro e mi piace farlo ancora adesso, vedere il valore delle cose effettivo, quanto è il prezzo sul mercato e quanto vale per me una cosa. Sono dei paragoni che faccio io per me stesso, per cui per capire effettivamente quanto viene venduto in commercio una cosa, quanta fatica realmente c'è dietro una cosa e quant'è il valore economico ha portato a questo prodotto e quanto sarebbe il mio valore economico, quello che io do, o non economico. Dico economico perché comunque l'economia è il giro della moneta e dei prodotti, quindi non è un male esattamente, non bisogna vedere il denaro come una cosa brutta, perché comunque può servire, perché non arriverò mai a produrmi le scarpe,
non ambisco a questo, anche se ce la posso fare, io non posso fare tutto. Io non vorrei neanche che Daniele si mettesse a coltivare l'orto se sono capace a farlo io. Io preferisco che lui mi trova un sistema, un circuito elettrico, cosa che io impazzerei a farlo e fulminerei qualcuno. Cioè non è che tutti dobbiamo arrivare all'autosostentamento alimentare, ma più che altro l'organizzazione dei talenti delle persone. Cioè non chiederei mai a un musicista di rovinarsi le mani togliendo i sassi dalla terra, preferirei farlo io, perché le mani sono rovinate e mi piace rovinarle e sentire la sua musica con i miei prodotti della terra. E questo è lo scambio. Anche il discorso di coltivare è giusto, ognuno deve avere la passione per coltivare, non esiste pollice verde o no, ma uno deve conoscere anche i propri limiti e sapere le sue energie, se implicate in una cosa, sarebbero cioè in un talento, sarebbero implicate meglio piuttosto che spendere energie e non arrivare a riuscire a fare delle cose. Magari una persona più esile è più brava nei lavori più fini manualmente, una persona più grossa è più brava a, non so, a fare lavori più rudi, oppure non è detto, però adesso è proprio così. Per cui mi piace anche il discorso dell'organizzazione, come questa cosa dell'inglese. Fabio è bravissimo a insegnare l'inglese, mi insegna ogni accento delle parti di Londra, ma magari non è così bravo a arare la terra con la pala, o ci metterebbe molto di più. Quindi è importante che io faccia una cosa e lui faccia un'altra. Ognuno sfrutta i propri talenti. E guardando il valore economico e quindi di prezzi dei pomodori, mi sono detto, ma se io vendo all'ingrosso i pomodori, oggi ho trovato un dato del 2002 dove dicevano che i produttori di pomodori in Sardegna possono essere pagati 7 centesimi al chilo i pomodori, quindi all'ingrosso. Ho trovato questo dato sul sito dell'Istat, quindi del 2002, si sarà abbassato sicuramente. Quello lì ho trovato per il concentrato di pomodoro, che quindi erano onesti. E adesso ho trovato questo dato e mi ha fatto impressione, però, perché dico, ma alla fine chi dà quel prezzo? Lo dà il commercio, lo dà la richiesta, lo dà l'offerta, ci sono mille cose, ma io sono stufo di dover farmi dire quanto vale quella cosa che ho coltivato io e dover dire quanto... E quindi ho pensato un attimo, dico, ma perché noi a livello alimentare... Allora, gli alimenti sono la base della vita, come la posta dell'acqua e l'aria, non dovrebbe avere un prezzo un alimento. Questa cosa è ingiusta in generale, nessuno può definire economicamente chi deve mangiare e chi no. Magari non mangiare il caviale, magari non mangiare, però il mangiare di base, quindi frutta, verdura, cereali, queste sono la base che a nessuno dovrebbe mancare. Lo Stato dovrebbe, secondo me, organizzato come vero Stato, organizzare l'alimentazione delle persone. Come faceva Mao in Cina, però quello è estremo, che lui prendeva tutto il prodotto degli agricoltori e lo ridava alla popolazione, pagando lui, cioè lui, lo Stato, gli agricoltori. A me non piace questa idea. Io preferisco dire, ma perché invece, parlando di soldi e non più di baratto, perché invece non viene pagato il coltivatore? Cioè, quanto può costare lo stipendio di una persona, di un coltivatore in Sardegna? Non so, 1500 euro al mese, adesso non lo so come sono le buste paghe qui. 1500? Non ho idea, magari 1000 euro, ma giusto per fare un numero tondo. E dire quanto riesce quel coltivatore, quell'allevatore, quell'orticoltore a creare di cibo per quante famiglie? Perché non sono le famiglie stesse che aiutano la persona a vivere? Poi si possono creare mille strategie, tra cui il baratro, lo scambio, qualsiasi cosa. Ma perché non è queste famiglie che si aggregano a una persona e la mantengono la persona, non il prodotto? Perché non vedono il legame. Scusate, perché non vedono il legame alla fine? Cioè tu vai al supermercato, cibo, scatolato, lo compro. Non vedi il lavoro che c'è dietro, esatto, lo sforzo che c'è dietro per produrlo, capito? Però d'altra parte adesso esistono queste cose che sono, posso dire, presa per il culo, tipo filiera corta. La filiera corta, ma non dovrebbe esistere il resto. Non è la filiera corta che bisogna incrementare la filiera corta, è il resto che non dovrebbe esistere. Non dovrebbe esistere neanche la parola filiera corta. Dovrebbe essere solo così. Non dovrebbe, cioè tutto, sono tutti dei contentini che abbiamo per sembrare più ecologici, più avanti. Ma in realtà siamo indietro con l'altro sistema. Questa dovrebbe essere la base in generale. E quindi mi sono fatto dei calcoli
dico, io non voglio più vendere la verdura alla frutta, perché mi è capitato anche con le uova, io vendo le uova per pagare il mangiare alle galline, e, semplicemente perché comunque il grano non riesco a coltivarlo, ho troppo poca terra e la terra è impervia per farlo, e non riesco, per cui almeno per ora non sono ancora riuscito. Quindi mi dico, le persone dicono, ma tu vendi le uova a 35 centesimi l'uno, mentre il tuo vicino lo vende a 15, mentre quell'altro è più caro e lo vende a 20 o 25. Dico, ma allora, prima di tutto le mie galline hanno tutte un nome. Io la mattina le faccio il massaggio alle galline e vivono sugli alberi perché... Qualcuno vorrebbe diventare un'altra gallina. No, sì. Le curo una per una, passo del tempo con loro, le conosco una per una, tutte hanno un nome e hanno un nome non... 26, più tre pulcini che sono grandi, più un'oca, un'anatra e un papero, quindi... Un agnello anche. Un agnello, sì. Vabbè, io te lo compro a 30 centesimi. No, 35, non faccio 35, ah, vabbè, vabbè. Sì. Quindi... Hai trovato? E quindi vi dico, ma non, perché il valore è l'uovo? Non è l'uovo il valore, è la gallina il valore. È il fatto che la gallina deve mangiare il valore, non è il prodotto, è l'insieme del tutto che io trovo. Perché noi siamo concentrati a vedere quello che abbiamo davanti e non quello che c'è dietro. Io me ne sono reso conto solo lavorandoci e comunque cercando di capire, di trovare un prezzo alle cose. Ho visto, io sono malato di documentari, me ne guardo tantissimi, e vedo come gli orticoltori, gli agricoltori in Africa, quando riescono a mangiare sono felicissimi. È una condizione diversa, non voglio arrivare all'Africa, non voglio arrivare in quelle condizioni, però sono molto felici, si sentono ricchi loro, come io prima mi sentivo con la macchina, con i soldi, con tutte quelle cose, loro semplicemente mangiando. Quindi per me in realtà qual è il valore delle cose? Cosa do io come valore reale alle cose? È vero, io ho un iPhone che uso per collegarmi a internet e do un sacco di valore all'iPhone, cioè io pagherei anche 1000 euro se servisse per un iPhone, perché mi serve, è la mia fonte di informazione, io ho qualcosa, vado a cercarlo su Wikipedia. Quindi uno dice, avete un telefono da 800, sì, ma quello che io riesco a ammortizzare con la conoscenza che ho, ma te ne do anche 30.000, non me ne interessa. Mi interessa quello che serve a me quell'oggetto. Quindi anche le cose che stanno dietro, per esempio io ho dovuto comprarmi un paio di scarpe per forza dell'Adidas, anche se odio l'Adidas, e ho, nel senso, ho conosciuto il proprietario dell'Adidas perché gli facevo il giardino, odio l'Adidas per quello che è, per quello che rappresenta. Dico che ho conosciuto lui non perché io avevo clienti grossi, ma perché conoscevo la persona, so quello che vale quella persona. Infatti è morto mentre stavo lavorando lì. Però... però purtroppo... purtroppo io ho il 47 e mezzo di piedi. E in Sardegna non esiste questo numero. E quindi l'unico paio di scarpe in fondo a un magazzino a Corte del Sole... l'ho trovato io. Il signor Adidas. Salva un'anima. ho provato a chiedere anche un artigiano che fa vicino a noi le scarpe. Non me le fa, lui fa, contava di perdita, non posso farle. A pagargli di più, ho detto, non mi ci metto neanche dietro, sei sproporzionato, non funziona. Cioè, non... quindi in realtà il fatto dei soldi comunque ha sempre un valore, è sempre una via d'uscita. Magari non basarsi solo su quello. Però intanto, come abbiamo adesso, qualche soldo serve, anche perché è il nostro sistema di scambio ormai. E passare alla vita completamente rurale, dove vado in giro al mercato delle galline per farmi dare del tabacco, non funziona. Non può funzionare così intanto, c'è ancora il valore dei soldi. Le massaggi, le... ma quello è il discorso, non tanto perché io sono fissato con le galline, ho fatto allatto il vitello, l'agnello, o... allato... col biberon. No, vabbè, il padre di Giulia ha trovato un agnello in campagna abbandonato e l'ho adottato e sono diventato la mamma di questo agnello, la mamma però. Simpatica mammina. Sono un ragazzo madre, quindi e quindi ogni giorno devo adattare, quindi... però sto avendo un rapporto diverso con, per questo sono diventato anche vegetariano, prima non lo ero, mangiavo pochissima carne, ma solo adesso sono vegetariano perché ho un rapporto molto diverso con gli animali e non me la... quando mi
è capitato di dire ok, c'ho i gallini, c'ho i galli, guardare Lorenzo che è uno dei miei galli e dire ti devo far fuori perché ti devo mangiare. Mi guarda con quegli occhi di ma come cazzo faccio a mangiarti io? Cioè ti do da mangiare tutti i giorni, controllo che stai bene, quel gallo si è rotto una gamba e se l'è messa a posto da solo, non si sa come ha fatto. No, si chiama Lorenzo perché assomiglia a Lorenzo Lamas, però sì dai, vabbè, voglio essere tutte le mie nomi delle galline, però sarebbe noioso, nel senso, quindi ho detto no, io non chi sono io per togliere la vita a lui. Poi i nostri vicini ci dicono i vostri galli si ammazzeranno tra di loro perché noi abbiamo 6 galli, perché sempre nascono più galli che galline, non si sa perché. E non vogliamo manipolare geneticamente le nostre galline, per cui nasceranno anche sempre galli, ma i nostri galli vivono in pace, non si scannano. E magari per come... Sì, Rocco è un po' stagnato adesso. Ma Rocco è un vecchietto ormai. Quindi anche lì magari... Ecco, noi abbiamo sposato il sistema agricolo che è la permacultura. Non tanto per quello che riguarda la permacultura, ma per i principi e i sistemi che utilizza la permacultura. E non ci piace definirci, per esempio, non amiamo i titoli come orto sinergico, come orto naturale, agricoltura naturale, permacultura, così. Ci sono tantissimi principi che noi seguiamo, ma il rapporto umano, quindi il nostro calore col calore della terra. Ma non è niente di spirituale, è semplicemente una necessità perché abbiamo deciso di mangiare di questo. Quindi a un certo punto devi interagire con quello che ti circonda. Mi è piaciuto tantissimo un documentario di un agricoltore giapponese che ha deciso, con questa crisi, con tutto questo sistema dove il biologico costa di più, la gente compra di meno perché non se lo può permettere, ha deciso di fare distribuzione alle famiglie legate alla sua fattoria, di una cassetta, due cassette, dipendenza dai familiari, quanto era l'ordine, fisso, senza soldi, a donazione, cioè senza un prezzo delle cose, a donazione. E praticamente lui porta a casa una cassetta di frutta e di verdura, tutto quello che ha di riso, di dipendenza degli ordini, e questo agricoltore riceve una busta chiusa dove lui non sa chi è stato a dargli i soldi. Lui li apre sempre per correttezza sua perché non vuole sapere. Lui, il suo scopo è quello di dare da mangiare a queste famiglie. E queste famiglie lo mantengono, per cui gli danno una busta chiusa dove lui arriva alla sera, butta tutte le buste alla fine del mese, quando deve pagare le sue bollette, che chiaramente avrà delle bollette, apre le buste, vede quanti soldi ha fatto, e lui era quasi sull'astrico per fallire, stava per fallire, perché appunto non trovava il rapporto biologico con richiesta sul mercato. Alla fine si è trovato a fatturare, tra virgolette, quindi a incassare molti più soldi con le donazioni di quello che vendeva prima, perché la gente, avendo un rapporto stretto con lui, ha iniziato a capire che era lui che si stava impegnando fisicamente a portarli da mangiare, che loro stavano mangiando grazie all'energia, alla sinergia con la sua terra, quello che lui aveva creato, che sarà impegnato a creare per loro, perché il suo scopo è dare da mangiare alle famiglie, non vendere i pomodori. E quindi abbiamo deciso di prima di tutto vivere di questo e adottare questo sistema economico, perché se si parla di distribuzione di soldi e di prodotti, si parla di economia, diverso, meno invasivo e più, con un rapporto più confidenziale tra animali, piante, terra, microrganismi, persone e quello che ci circonda. E non so più cosa dire, quindi non so se sei stato esaustivo. Grazie. Ancora due workshop da fare, sono le 8:05. Facciamo una pausa. Non lo so, chiediamo anche al pubblico presente. No, nel senso. Abbiamo ancora due presentazioni da fare. C'è la stampante e la zona franca. Se volete, pausa sigaretta. Una pausa sigaretta e poi 5 minuti e riprendiamo. 5-10 minuti.